Tutti a questa tornata dell'Accademia Olimpica, l'Accademia più antica d'Italia. Ringraziamo della loro presenza e auguriamo una mattinata piacevole e profittevole. Una volta all'anno, come clerici vagantes, gli accademici escono dalla loro sede urbana e accedono al territorio, alle cittadine, ai borghi o ai piccoli paesi, come in questo caso. Desiderano conoscerne e valorizzarne le caratteristiche e desiderano svelarle agli stessi, a volte inconsapevoli, abitanti. Oggi siamo a Brumolo delle Abbadesse per capire il volto, il passato, il futuro di questo paese, come sentiremo più avanti. E siamo qui anche per onorare un nostro consorcio, il professor Renato Cevese, del quale, come ha ben detto il presidente del biglietto d'invito, sentiamo fortemente la mancanza. Renato Cevese, benemerito dell'Accademia, benemerito della città di Vicenza, benemerito della cultura che non ha confini. Siamo ospiti della sua famiglia in segno di amicizia. E vedo con piacere tra il pubblico la signora Ada Barbieri. Ecco, Renato Cevese e Franco Barbieri nel secondo Novecento sono stati, per così dire, i dioscuri dell'Accademia e della città di Vicenza. Sono stati le colonne portanti dell'architrave. Nella dialettica e nella complementarietà dei loro studi e delle loro idee, hanno scritto una pagina nobile della storia dell'Accademia e della città di Vicenza. La tornata odierna ha dunque un duplice obiettivo: nobilitare il territorio e onorare la nobiltà della cultura che in Renato Cevese si è, per così dire, fatta carne. Iniziamo con il saluto del sindaco, non prima di aver detto, cosa che loro peraltro hanno già sperimentato, che nella sala a destra rispetto a chi entra sono esposte molte delle opere reperibili, quelle reperibili almeno del professor Cevese, e anche alcune delle pubblicazioni che illustrano il comune, il paese e la collettività di Brumolo delle Abbadesse, al cui sindaco Flavio Scaranto cedo la parola. Prego, signor sindaco. Grazie, dottor Nardello. Un buongiorno a tutti voi. Sono onorato quale rappresentante del comune di Brumolo delle Abbadesse, a nome mio e personale e dei miei cittadini, di ospitare questo appuntamento e di ricevere nel nostro territorio la visita di un'istituzione di prestigio come l'Accademia Olimpica di Vicenza. Siamo ospiti in questa bellissima villa di campagna, dimora storica che contribuisce ad impreziosire e rendere peculiare il nostro territorio. Ringrazio la proprietà che gentilmente ci accoglie oggi come in molte altre occasioni per le quali la disponibilità non è mai mancata. L'augurio è che gli argomenti trattati, oltre a essere motivo di ricordo della indimenticabile figura del professor Renato Cevese, un grande storico dell'arte e massimo esperto del paesaggio, offrono anche nuovi spunti per guardare al futuro con fiducia e ottimismo. E soprattutto sono attento alle relazioni sul nostro territorio e sulla coltivazione del riso. Da qualche decennio si parla di Brumolo delle Abbadesse come luogo privilegiato in cui si è sviluppata la civiltà della villa e il nome del nostro comune è sicuramente collegato alla coltivazione e produzione del riso di qualità. Grazie alla virtuosa collaborazione fra amministrazioni pubbliche e associazioni e grazie al lavoro dei produttori, una coltivazione storica e di qualità è divenuta negli ultimi anni anche un segno identificativo e promozionale. Dobbiamo sempre essere grati ai proprietari delle ville per la cura e la manutenzione delle stesse e dei parchi circostanti, anche se, nostro malgrado, abbiamo nel territorio anche qualche triste esempio di abbandono di questo bellissimo patrimonio. Porgo il mio saluto al Presidente, Professor Gaetano Tiene, e a tutti gli accademici presenti, alle famiglie Piovene Cevese e a tutti i convenuti.
Il mio saluto e ringraziamento alla signora Maria Luisa Teso, già sindaco, mio predecessore, e al dottor Mariano Nardello, che si sono prodigati per organizzare questa iniziativa. L'ultimo grazie va anche al dottor Francesco De Tacchi, che ci ospiterà alla conclusione dei lavori in tarda mattinata, della sua bellissima villa e azienda agricola in quel di Gran Tortino di Gazzo Padovano, che fa parte dello storico distretto produttivo delle Abadesse, per assaggiare il riso Vialone Nano presidio Slow Food. Buon seminario e buona giornata a tutti voi. Grazie signor Sindaco, e ora la parola al Presidente, il Professor Gaetano Tiene. Prego Gaetano. Grazie di essere intervenuti così numerosi. Beh, abbiamo due professionisti oggi. Un uomo, non so, troppo mi avvicino. Mancava, scusatevi, abbiamo due grandi protagonisti oggi, un Homo sapiens e un vegetale, il riso, Renato Cevese e appunto il riso di Grumolo delle Abadesse, una singolare combinazione. Bene, io devo dire due brevissimi cenni biografici di Renato Cevese, perché Renato Cevese è stato un grande, ma è stato soprattutto anche un grande accademico di cui noi siamo molto molto orgogliosi. Anzi, anticipo subito una cosa, io voglio una sua foto, ritratto nello studio del Presidente dell'Accademia Olimpica, manca, e io chiedo alla famiglia di potermi mettere in condizione di ricordare per sempre, immortalare per sempre nell'Accademia Olimpica Renato Cevese. Vi ricordo che è nato nel 20, è mancato nel 1920-2009, quindi ha vissuto a lungo, ma è sempre stato un ragazzo che sapeva scandalizzarsi. Che belle queste sue difese, no? Che ha fatto, ne ha fatto una battaglia della sua vita, quando appunto poneva particolare attenzione ai restauri, al rispetto, alla coerenza architettonica dei restauri. Chi dimentica la battaglia che ha fatto a Villa Morosini quando è nato il college? No? Tutti lo ricorderanno. Bene, è una vita che ha lui dedicato alla divulgazione, alla difesa del patrimonio architettonico veneto e vicentino. Ecco, io insieme a Barbieri ovviamente lo definisco il più grande studioso del Palladio che sia esistito, nel senso, voglio dire, che fanno parte a questo punto, e gli abbiamo consegnati la storia. Singolare il fatto che lui abbia conseguito da ragazzo il diploma al Conservatorio Pollini, forse questi pochi lo ricordano, ma poi si è laureato in lettere ed è diventato il professore di storia dell'arte del Pigafetta. Questa è una cosa bella che ha condiviso poi con Cesare Barbieri. C'è mia moglie qui che li ricorda insieme, perché si sono alternati a lei negli anni 60-65 come suoi docenti di storia dell'arte, ma poi è diventato anche professore all'università, docente, ed è bello, non era nella laurea in lettere, non era in magistero, era in ingegneria, cioè gli ingegneri capivano che avevano bisogno di un docente di architettura, cioè che i ragazzi che si laureavano in ingegneria sapessero anche della storia dell'arte. Lui è stato per ben 23 anni. Bene, altra cosa da non dimenticare è il fondatore del CISA. Nel 1972 ha fondato il CISA, è stato il direttore scientifico per molto tempo, e nel 73 subito immediatamente ha tenuto una famosa mostra che alcuni di voi forse ricordano, che è stata l'avvio dell'interesse su Palladio, che adesso continua, non so se sia qui Guido Beltramini oggi con noi, ma continua appunto molto molto egregiamente con un altro professore universitario. Bene, e ultima, lasciatemi dire, l'Italia che si è ricordata di lui, non soltanto la provincia vicentina. Il ministro dell'istruzione lo ha dichiarato benemerito della cultura e gli ha dato la medaglia d'oro. Bene, io prima di chiudere, ringraziando moltissimo Ruggero e Claudia Piovene per aver acconsentito di organizzare e di ospitarci, tra l'altro in una cornice straordinaria, fortunatissimi, la solita provvidenza che ci accompagna. Bene, il Presidente del Consiglio della
regione, consiglio regionale della regione, che è Roberto Ciambetti, ha mandato una lettera. Bene, Ciambetti non manda lettere di rito. Una persona, forse anche ovviamente affiancato dai bravissimi suoi collaboratori, ma ha mandato una lettera che io in sintesi vorrei, salto via alcuni passi, ma chi vi voglia leggere, è bellissimo. Sentite cosa dice Roberto Ciambetti. La scelta di Grumolo, quella di oggi, e quindi della riflessione sulla coltivazione del riso nel più ampio contesto delle bonifiche cinquecentesche avviate dalla Serenissima, presupposto necessario per l'avvio di quella civiltà della villa che contrastiguerà il Veneto, mi ha fatto riandare ad una riflessione, ecco, di Guido Piovene, che è cugino di Ruggero e di Claudia che ci ospitano oggi. Sentite cosa scrive, e questo Guido Piovene l'ha scritta tra l'altro pochi mesi prima di mancare. Nel Veneto, dove sono nato, scrive Piovene pochi mesi prima di morire, la natura è specialmente dolce, eppure so che molto, e proprio quello che ci sembra più naturale, è invece artificiale, fatto dall'uomo, sostituendolo le antiche paludi e i torrenti senza freno. Nessuno pensa più che sono opere nostre quei canali che scorrono nelle campagne riflettendo con naturalezza gli alberi, i prati e il cielo. Era un grande scrittore, ma quasi un poeta direi. Si dovrebbe dunque ripetere che anche la natura è storia e, come la vediamo, ha una sua data di nascita. Per dedurre che la natura, mutando con la società, è buona o cattiva nella misura in cui è buona e cattiva la società degli uomini, rispecchiando la civiltà e l'inciviltà degli uomini, distruttiva del loro modo di convivere e di governarsi. Sono profetiche queste parole. Per esempio, una società dominata dai ciechi interessi egoistici, avida solo di guadagni, imprevidente di eccesso di competizione, avrebbe quello che si merita, una natura brutta. E chiudo. Guasta, nemica, che sparge nebbie tossiche, miasmi e veleni. Bisogna, per difendere la natura, riapprendere il valore che hanno la solitudine e il silenzio, il famoso ozio delle ville palladiane, la loro parte indispensabile nell'igiene della vita umana. La difesa della natura ci pone problemi affini alla difesa delle opere d'arte del passato, entrambe sono necessarie. Non si può non condividere queste parole dell'amatissimo Guido Piovene. Grazie. Diceva bene prima il sindaco. Voce. Devo spegnere io. Diceva bene prima il sindaco, mi pare. Forse non si sente ancora. Bene. Il sindaco prima diceva che il merito dell'organizzazione di questa giornata va alla signora Maria Luisa Teso. Ed è vero. Allora diamo la parola a lei, però prima di dare la parola a lei vorrei ricordare anche due assenze clamorose. L'una è quella del dottor Guido Beltramini, che ha appena citato il nostro presidente, è negli Stati Uniti, è partito venerdì, sarebbe venuto molto volentieri, ma appunto una mostra in corso negli Stati Uniti gli impedisce di essere presente. L'altro è il presidente della provincia, dottor Achille Bariati, che ha mandato un cenno di saluto e di giustificazione. Adesso la signora Maria Luisa Teso, che è stata anche sindaco, diceva il sindaco attuale di Grumolo delle Abbadesse, e che è la rappresentante locale dello presidio Slow Food del Riso. Prego Maria Luisa. Buongiorno a tutti, grazie. Quindi avete capito tutti che se qualcosa non funziona nell'organizzazione è colpa mia. E quindi portate pazienza, lo chiedo già scusa. Porgo il mio saluto in maniera molto emozionata a questo aspettabile consesso e a ciascuno di voi personalmente. A nome mio e di Slow Food, che rappresento in quanto responsabile pro tempore del presidio del riso di Grumolo delle Abbadesse.
Non so se il protocollo lo consenta, ma desidero ed oso, in questo giorno in cui celebriamo la figura del professore Nato Cevese, portare con reverenziale rispetto un piccolo ricordo, citando alcune parole che il professor Cevese ha avuto la cortesia di scrivermi in una lettera datata 15 marzo 2005, in occasione della pubblicazione di un libro pubblicato appunto allora dall'amministrazione comunale, Il muro delle abbadesse, il riso, le risaie e la vita intorno. Egli nella sua lettera ci invitava, e queste sono le sue parole, a ricordare anche le architetture minori, più esposte al rischio di modifiche, a volte molto gravi, addirittura devastanti. Penso che tali architetture minori siano presenti nel territorio di Grumolo, a mio parere sarebbe opportuno sottolinearne almeno il valore ambientale. Purtroppo il paesaggio e il rapporto tra architettura e ambiente sono temi assai trascurati da storici e da esteti. Continua. Quando finirà questo inverno tanto freddo e la temperatura si addolcerà, sarò ben lieto di aggirarmi tra le contrade, alcune pittoresche di Grumolo. Mi sarà data molto probabilmente l'occasione di fare qualche spiacevole scoperta. E noi, io, ma penso molti di noi, lo ricordiamo e lo immaginiamo così, osservatore attento, con lo sguardo penetrante, e non possiamo che dirgli buon cammino, professore. E questo mi sia consentito con rispetto e anche con un senso di affetto per questa figura per noi molto importante. Poi passo al mio ruolo. Per fugare ogni dubbio premetto che io sono innamorata della mia terra e del mio comune, quindi sono di parte. Tra le peculiarità, come è già stato ricordato, di questo territorio, diciamo che ha ricevuto un grande dono dal cielo, e questo dono inestimabile ci viene da una terra che è buona, generosa. D'altro canto, si può fare la riflessione che se la terra non fosse stata buona e produttiva, tutte ste ville non le facevano qui, perché una volta sapevano dove andare a impiantare la Villa Veneta, che era anche azienda produttiva. Questa terra recuperata alla coltivazione dall'ingegno e dal lavoro umano ci regala un prodotto con caratteristiche uniche, il nostro riso. Il riso ha valenza universale, detiene il primato di cibo più consumato al mondo. Ogni chicco è un universo, perché non si trova un chicco uguale a un altro. Mille forme, diversi colori, innumerevoli varietà e una versatilità culinaria unica. Che cosa possiamo pretendere di più e di meglio? Ma il nostro riso ha saputo darci anche l'orgoglio di un regalo speciale e specifico. Il riso Vierone Nano di Grumolo delle Abbadesse dal 2000, infatti, presidio Slow Food, l'unico presidio riso in Italia su 150 presidi esistenti. I presidi Slow Food, giusto per dire cosa sono, sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antiche mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall'estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi, frutta e prodotti agricoli in genere. In buona sostanza, un presidio esige non solo un prodotto, che il prodotto sia buono, pulito e giusto, ma anche che lo sia tutto ciò che riguarda quel prodotto, iniziando dalle condizioni di lavoro alla sostenibilità ambientale e sociale. Un prodotto presidiato è un prodotto osservato speciale, che garantisce il consumatore sulla peculiarità del prodotto e serietà della produzione. A Grumolo si produce dell'ottimo riso, ma esiste anche, parallelamente e storicamente, un'antica tradizione di commercializzazione sia del prodotto locale che di molteplici varietà di risi italiani e di importazioni. Quindi, per comprendere che cosa ha di speciale il nostro riso, dopo averlo degustato naturalmente, ricordo che non è sufficiente acquistarlo a Grumolo, ma è necessario anche accertarsi che sia prodotto nel distretto produttivo rurale di Grumolo. Se la definizione normativa di distretto produttivo rurale risale, e qui chiedo scusa per ogni errore, agli inizi del 2000 da un punto di vista normativo, le nostre monache e i benedettini in genere non possono che essere considerati anche in questo antesignani nella pratica di un sistema produttivo che poi gli economisti si sono incaricati di studiare, definire e codificare.
Esiste quindi il distretto produttivo del Regio di Grumolo della Badesse, che è terra, prodotto, ma anche competenze, identità, marchio, marketing e tradizione. In sostanza qui abbiamo la cultura e la cultura del riso, che si estende anche oltre il nostro ambito confine geografico del comune di Grumolo della Badesse per estendersi ai comuni limitrofi. Grazie. Chiedo per cortesia che l'avvocato Andrea Cevese ci dia il suo saluto, il saluto della sua famiglia, grazie. Volevo semplicemente ringraziare l'Accademia Olimpica, il Comune di Grumolo, gli oratori, i relatori di questa giornata, grazie da parte mia in rappresentanza della famiglia, augurare a tutti un buon ascolto di questi interventi e ovviamente siamo molto contenti che papà venga ricordato. Era una figura molto scomoda, noi lo si rimproverava più di qualche volta perché stava soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita esagerando nelle critiche, era effettivamente esasperato dallo scarso senso etico, dallo scarso senso estetico della collettività. E devo dire che invecchiando mi rendo conto perché certe volte era così esasperato. Grazie, buona giornata. Bene, allora diamo inizio ai nostri lavori, sono le 11, disponiamo di 120 minuti, due ore. In verità l'ultima parte, dato che il tempo è anche propizio, vorremmo dedicarla a una piccola visita alla cappella gentilizia della Favallina, ci guiderà il dottor Luca Trevisan se faremo a tempo e speriamo di fare a tempo. Allora adesso il tavolo si correda dei primi relatori, il professor Kubelik e la professoressa Battilotti, che parleranno di appunto Renato Cevese. Mentre si accostano mi permetto di dire anch'io alcune cose molto semplici peraltro. Direi che immersi in questo paesaggio oggi particolarmente luminoso di sole, di luce, di azzurro, di verde e aperto poi a un orizzonte sconfinato di armonia, fasciati da questa architettura che è scamozziana, non dimentichiamolo, allietati dall'accoglienza ospitale di cui abbiamo sentito, dimentichiamo per un paio d'ore le frenesie e le inquietudini ordinarie, dimentichiamole e mettiamoci in ascolto e in apprendimento, magari zittendo anche i nostri telefonini portatili se ci siamo dimenticati di farlo. Donata Battilotti, accademica olimpica. Dal 1998 è docente di storia dell'architettura presso l'Università di Udine, dove tiene i corsi di storia dell'architettura moderna e architettura italiana rinascimentale e barocca. Dire che è uno dei massimi studiosi di Palladio e del Cinquecento Veneto è dire una cosa ovvia. Dire dei tanti studi che ha condotto e conduce, dei tanti incarichi che ha ricoperto e ricopre, dei tanti libri che ha scritto, significherebbe occupare il tempo che è meglio che sia impiegato dalla sua relazione. Perciò dico una cosa sola, che oggi è venuta qui appositamente da Firenze, dove rientrerà in giornata per impegni di lavoro, ed è venuta per affetto, per gratitudine, per amicizia nei confronti di Renato Cevese. Prego, Donata. Ho conosciuto personalmente Renato Cevese nel lontano 1977, in occasione del mio primo corso palladiano al Centro Internazionale di Studi di Architettura. Quindi l'ho conosciuto attraverso quella che credo di non sbagliare nel definire la sua creatura più amata. Assieme ad altri studiosi di altissimo livello,
Cedes è stato il principale ideatore e fondatore di questo prestigioso centro di ricerca e di formazione. Quest'anno, tra l'altro, si celebra un anniversario importante perché sono esattamente 60 anni, perché eravamo nel 1958. Del CISA, Cedes è stato direttore, ha creato la biblioteca, la fototeca, ha organizzato corsi e seminari, ha diretto il mitico bollettino dalla copertina verde, tutto questo fino al 1991, ma poi ha continuato a partecipare attivamente anche dopo, fino a quando ha potuto. Forse anche solo per questo, dico solo tra virgolette, a Cevese va la gratitudine della comunità internazionale degli studiosi di architettura. In realtà però era stato per me inevitabile imbattermi anche prima nel nome di Renato Cevese, perché per la mia tesi di laurea mi era stato indispensabile la Guida di Vicenza, da lui scritta nel 1953 assieme a due altri grandi studiosi, di Cisco Magagnato e Franco Barbieri. La guida mi aveva letteralmente guidato per le strade di Vicenza e fatto conoscere i suoi edifici. Sia chiaro, devo fare una precisazione, che la mia formazione, io ho avuto come maestro Leonello Puppi, mi portava e mi porta ad affrontare la conoscenza di un'architettura o di un architetto principalmente attraverso i documenti, la ricostruzione del contesto storico, sociale, economico, la committenza, le preesistenze e così via. Poi però, di fronte alla lettura di un edificio, dove i documenti si fermano o più delle volte tacciono, spesso mi mancavano le parole e in molte occasioni ho fatto ricorso a quelle di Cevese. Cevese non era infatti uno studioso d'archivio, aveva una visione che possiamo definire crociana dell'architettura, che insieme alla sua sensibilità lo portava a privilegiare una lettura formale, spesso empatica ed emotiva, degli edifici. Era un attento osservatore di forme e di volumi e il suo archivio stava nella sua testa, frutto di una conoscenza straordinaria, capillare del patrimonio architettonico, soprattutto vicentino. I suoi occhi sapevano cogliere con la finezza del vero conoscitore aspetti essenziali di un'architettura, istituire confronti, richiamare particolari che potevano anche portare a tracciare un identikit del possibile autore. E devo dire che molte delle sue proposte hanno trovato poi supporto anche nei documenti. E tutto questo non solo per i grandi e studiatissimi monumenti, ma a maggior ragione nel caso di edifici che possiamo definire senza storia. E vorrei sottolineare proprio questo aspetto, che a mio parere configura uno dei contributi più rilevanti di Cevese, cioè quello votato alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio diffuso e in particolare appunto delle ville. La presenza numerosa, diffusa e capillare delle ville, soprattutto nell'arco che va dal 400 ma anche prima fino al 700, è una peculiarità del territorio veneto e ne costituisce un tratto distintivo. A differenza di altre regioni, le ville venete non si trovano solo in luoghi belli, confortevoli, con una bella vista, ma sono distribuite ovunque, anche in posti poco attraenti, sperdute in mezzo alla pianura. E questo perché la Villa Veneta, nella grandissima maggioranza dei casi, non era solo un luogo di piacere, di riposo, di villeggiatura. Era un centro di razionale legato all'agricoltura, alla gestione delle proprietà terriere, appartenenti alla nobiltà e all'alta borghesia cittadina. E quindi veniva costruita in un luogo comodo per la proprietà. E da questo ne derivano anche altre peculiarità, come la presenza più o meno esibita delle strutture e degli spazi di servizio, le grandi barchesse, le torri colombare, i broli,
che si organizzano variamente attorno alle corti. Palladio mette ordine, unisce e unifica in un unico organismo tutte queste componenti. Le dispone spesso ai lati della casa padronale, come delle braccia che si distendono rettilinee o si incurvano, si piegano ad angolo retto. E questo diventa un modello, a lungo diventa un modello, non solo in Italia e nel Veneto. In ogni caso, comunque, raramente la Villa Veneta è un unico edificio. E se oggi a volte la vediamo così è perché gli annessi sono andati perduti. Altra peculiarità sono le dimensioni. Non mancano certo ville monumentali, ma spesso le dimensioni sono contenute. Soprattutto nel 400-500 le ville sono molto semplici, senza decorazioni, costruite senza uso di materiali costosi. Lo stesso Palladio progetta ville di assoluta semplicità. Semplicità che, attenzione, non significa povertà architettonica. Pensiamo a Villa Poiano, anche la Saraceno finale, questa stessa Villa Godi di Scamozzi. Ad oggi le ville venete censite, pensate, sono quasi 3.500 e si è ormai consolidata la coscienza collettiva che sono uno straordinario elemento identitario del nostro territorio, tanto che è stata coniata la fortunata espressione civiltà di villa, a indicare che sono parte integrante del carattere del territorio veneto. Michelangelo Muraro, che questa espressione ha reso famosa, sottolinea come esse derivino appunto dall'apporto corale di un'intera società. Ma non è sempre stato così. Con la fine della Repubblica di Venezia, nell'Ottocento, inizia infatti la decadenza delle ville, in massima parte per ragioni economiche, ma anche per i cambiamenti sociali e gli stili di vita che fanno, per esempio, dirottare la villeggiatura in luoghi di mare o di montagna piuttosto che in campagna. La gestione delle proprietà viene trascurata progressivamente, il loro valore cala e i costi troppo alti non consentono i necessari interventi di manutenzione e di restauro. Le ville vengono così progressivamente abbandonate o destinate agli usi più impropri. Nei saloni affrescati si allevano bachi da seta, diventano dei granai, essiccatoi di tabacco, le logge sono chiuse da reti e diventano dei pollai. In tempo di guerra ospitano ricoveri di fortuna o addirittura depositi di munizioni. La palladiana Villa Muzzani a Malo è andata perduta proprio per questo. Nel 1909 lo storico dell'arte tedesco Fritz Burger, che è stato un pioniere dello studio delle ville di Palladio, le definisce perle sfavillanti, però con la civetta e il pipistrello annidati sotto le volte cadenti, mentre in terra il baco da seta svolge il suo paziente lavoro per conto del proprietario. Questa situazione assume dimensioni drammatiche dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è allora che, grazie ad alcuni sensibili e lungimiranti uomini di cultura, inizia la battaglia in difesa delle ville venete dallo stato di degrado in cui si trovavano, e Renato Cevese in questo è in prima fila. È un pioniere, assieme a un altro vicentino, il giornalista Silvio Negro, a Beppi Mazzotti e Giovanni Comisso, a Michelangelo Muraro ed altri. Scorrendo la sua bibliografia e la sua biografia, leggiamo che già dal 1946, quindi subito dopo la guerra, inizia la sua appassionata attività di denuncia e di divulgazione per la conservazione del patrimonio artistico e architettonico vicentino, attraverso la pubblicazione di numerosi articoli sui quotidiani. Per Il Tempo di Milano, nel novembre 1948, scrive l'articolo «Sulle ville del Veneto incombe l'ultima rovina» e raccomanda: chi intanto possiede quei monumenti d'arte abbia la coscienza d'essere l'amministratore di un bene che trascende la sua persona e la sua famiglia
e il cui valore si estende oltre i confini della sua terra in una universale testimonianza di civiltà. È del 1949 la fondazione dell'Associazione Amici dei Monumenti e dei Paesaggi, attenzione, dei paesaggi della città e provincia di Vicenza, e con essa l'appello al governo. Il governo si chiede: può sopportare che la fisionomia delle nostre campagne venga cancellata e che l'Italia diventi una terra senza volto? Il 1951 è un anno cruciale. Attraverso l'associazione si appella all'UNESCO e promuove a Vicenza la mostra Salviamo le ville del Veneto, un vero e proprio racconto del degrado compiuto attraverso le fotografie di Giampaolo Vaienti. L'anno successivo la mostra è alla Galleria Il Naviglio di Milano e Leonardo Porgese scrive sul Corriere della Sera: la mostra fa spavento alla lettera. Sono le ville del Vicentino, sì. Riflettete bene però e vi accorgerete, sentirete, vedrete che è l'Italia che va in rovina. Il 1952 è anche l'anno di un'altra importantissima mostra denuncia fotografica sulle ville venete, quella curata da Beppi Mazzotti nel Palazzo dei 300 a Treviso, mostra che è destinata a girare mezza Europa e a diventare una vera e propria pietra miliare della campagna di informazione pubblica sulla necessità di recuperare questo enorme patrimonio. La sezione vicentina del relativo catalogo è di Cevese e si tratta del primo reale inventario analitico delle allora 1128 ville individuate, 166 quelle vicentine. Sembra scontato, ma come scrive Mazzotti, cosa si deve fare per impedire questa degradazione? Innanzitutto sapere dove sono gli edifici e in quali condizioni si trovano. Sulla spinta di una costante attenzione della stampa e di un'opinione pubblica sensibilizzata, si muove infine anche lo Stato e nella primavera del 1958, con legge 243, viene istituito l'Ente per le Ville Venete, di cui Cevese è tra gli ideatori e uno dei protagonisti. Compito specifico dell'ente era proprio provvedere alla salvaguardia e al restauro delle ville, sia con interventi diretti, che in casi di particolare gravità o incuria potevano arrivare anche a delle forme di esproprio, sia con interventi indiretti di sostegno economico per i proprietari. La missione dell'ente è poi stata raccolta e portata avanti a partire dal 1979 dall'IRV, l'Istituto regionale per le ville venete. E in quest'ambito va almeno ricordata anche la grande attenzione di Cevese verso il restauro. Anche se da una posizione più idealistica ed estetica che scientifica, tesa a preservare innanzitutto la coerenza e l'armonia architettonica dell'edificio. E molti proprietari di ville si sono affidati nel tempo ai suoi consigli e alle sue consulenze. Un'altra pietra miliare per la conoscenza delle ville è la pubblicazione nel 1971 dei due volumi, poi riuniti in uno, delle ville della provincia di Vicenza, una vera e propria Bibbia della materia, per me particolarmente significativa. Si tratta di un lavoro davvero imponente, che solo un profondo conoscitore del territorio, sorretto da una grande passione e da occhi sapienti, come Cevese, poteva fare. Le 166 ville del 1952 sono infatti diventate ben 456, includendo quindi anche edifici sparsi nel territorio che possiamo definire minori e che solo occhi attenti, appunto, potevano individuare. A ciascuna villa è dedicata una scheda analitica, scritta in modo chiaro ed elegante e con la consueta capacità di Cevese di descrivere e valutare effetti estetici. Ma è anche rigorosa nella sua impostazione, che dà conto dell'intero complesso degli edifici satelliti, le barchesse, appunto, le colombare, gli oratori,
degli apparati decorativi esterni, di giardini e interni, fornendo dati storici e patrimoniali, vari passaggi di proprietà. Quasi tutte le schede sono corredate da fotografie e molte da rilievi, che sono fondamentali per una corretta lettura degli edifici e per nulla scontati. Cevese, questo è un altro suo grande merito, era consapevole di questo e ha promosso un gran numero di rilievi, anche di edifici palladiani. E infine, per ogni scheda, una bibliografia molto meticolosa, comprensiva delle fonti manoscritte. Sono andata a contarle, ma in oltre 150 casi, sotto la voce bibliografia, troviamo scritto «inesistente, l'edificio viene citato qui per la prima volta». In molti altri casi, l'unica voce bibliografica è un precedente scritto di Cevese stesso. E questi numeri ci danno un'immagine chiara di quanto lavoro sul campo ci sia voluto e di quanti edifici siano stati strappati dall'anonimato e con ogni probabilità, si spera, salvati. Il volume del 71 è quindi un'opera che costituisce una base solida per ogni studio sull'argomento e che apre la strada ad altri rilevanti lavori di catalogazione. Citiamo primo fra tutti quello molto importante di Martin Kubelik sulle ville venete del 400, che viene pubblicato nel 77. Tra gli eredi e successori è anche la collana Ville Venete dell'IRV, una catalogazione su base provinciale iniziata nel 1996 e finita nel 2005. E qui ritorno in scena con una notazione autobiografica, avendo curato il volume della provincia di Vicenza. In questa occasione il numero delle ville catalogate è arrivato a 672, con criteri forse eccessivamente inclusivi, come Cevese ebbe a dirmi un po' contrariato, ma che rispondono a criteri imposti dall'IRV per i quali è meglio inserire anche edifici che non rientrano del tutto nella tipologia della villa, ma che hanno bisogno di tutela. Posso quindi affermare con cognizione di causa quanto questo libro sia stato e sia fondamentale. E concludo, perché credo che il tempo a disposizione stia per finire, concludo con una domanda. Potrebbe Cevese essere soddisfatto della situazione attuale? La risposta è no, oppure non del tutto, dato anche il suo carattere combattivo. La strada da lui tracciata e percorsa in tanti anni di appassionate battaglie ha portato a indubbi risultati sul piano della conoscenza, della salvaguardia, del restauro. Ma i pericoli non sono assolutamente scomparsi, semmai hanno cambiato aspetto e si sono fatti più insidiosi. La parte architettonica della villa è ormai sufficientemente tutelata, ma come ho detto all'inizio, la villa non è solo un edificio o un insieme di edifici. Villa è anche tutto quello che ci sta attorno, i giardini che sono la sua storia, i giardini, i campi, le strade, le visuali da cui la villa viene vista e quelle dalla villa si vedono. Non manca una certa sensibilità, comincia a manifestarsi perlomeno una certa sensibilità anche da parte delle amministrazioni per questo aspetto, ma gli interessi economici in gioco sono tanti e forti e hanno già fatto danni irreparabili al territorio e al paesaggio veneto, nel quale le ville erano immerse e con il quale formavano una unità indissolubile anche dal punto di vista visivo. Non bisogna quindi abbassare la guardia, perché, come dico sempre ai miei studenti, sarebbe come avere di fronte un bel quadro, mettiamo un'adorazione dei pastori, un'adorazione dei magi, dove nessuno si sognerebbe mai, per esempio, pensare a preservare solo le figure della Madonna e del Bambino o quelle all'interno della capanna, trascurando tutto il resto, tutto quello che lo circonda. La villa quindi è un organismo delicatissimo e se vogliamo continuare sulla strada indicata da Cevese bisogna stare tutti molto attenti perché non si rompa, perché non scompaia. Grazie.
Grazie alla professoressa Battilotti, io non commento, non ho titolo per commentare, mi pare che il commento migliore sia l'attenzione assorta con la quale è stata ascoltata la tua relazione. Martin Kubelik, nato a Praga, vi è stato lontano in volontario esilio per 40 anni, ritornandovi soltanto dopo la caduta del comunismo. Si è laureato in architettura a Cambridge. Ha insegnato negli Stati Uniti alla Cornell University, all'Università Tecnica di Vienna e da ultimo all'Università Tecnica di Praga. Abbiamo sentito che nel 1977 è stato autore di quel testo che ha citato la professoressa Battilotti. All'Università di Praga ha insegnato nelle facoltà di architettura, di scienze nucleari e di ingegneria fisica. Per ricordare quello che diceva prima il Presidente, no? Come il professor Cieves ha insegnato alla facoltà di ingegneria. Ha studiato e amato il Veneto, e studiando e amando il Veneto ha incontrato Renato Cievesi, diventandone estimatore, amico e discepolo. Ci intratterrà in 29 minuti. Speriamo. Autorità, gentili signore e signori, ringrazio vivamente l'Accademia Olimpica e il suo presidente, il professor Gaetano Tiene, ed il professor Mariano Nardello, e un sincero ringraziamento alla famiglia di Renato Cievese, alla signora Claudia e i figli, alla signora Claudia e i figli Tommaso ed Andrea, per questo importante invito a parlare qui del loro amatissimo Renato, per avermi dato l'onore di intervenire oggi in occasione della tornata esterna dell'Accademia Olimpica qui nella Villa Godi Piovene di Sarmego, luogo pieno di importanti e bellissimi momenti e ricordi nella vita di Renato. Per parlare della vita di Renato e dei suoi meriti nel confronto della sua città, Vicenza, ci sono indubbiamente persone più competenti di me. Solo guardando intorno a me, in questa sala, ci trovano personaggi che conoscono meglio il valore dei suoi interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale di Vicenza e della sua provincia, esito della nostra tradizione giudaico-cristiana che ha caratterizzato la nostra storia per migliaia di anni e senza la cui conoscenza non possiamo pensare a progettualità futura. La fine della Seconda Guerra Mondiale coincide con il primo momento in cui Renato, dopo aver compiuto i suoi studi alla Facoltà di Lettere, con una tesi, e non è più una sorpresa per tanti di noi, su un tema musicale, su Monteverdi, ha potuto dimostrare il suo talento di abbinare le sue enormi conoscenze, il suo senso della tradizione e la sua abilità diplomatica, essendo lo spiritus agens di due importanti restauri di monumenti ecclesiastici a Vicenza, il restauro del seicentesco oratorio di San Nicolò da Tolentino e la chiesa conventuale romanica di San Silvestro. Questo atteggiamento nei confronti della sua città continua per tutta la sua vita, con grandi successi e anche qualche volta con alcune disillusioni, sia agli esiti del suo impegno, sia alle persone coinvolte. Basta qui citare un suo ultimo tentativo, il complesso di San Michele a Vicenza. Ma non solo la sua città, ma anche il suo territorio, come abbiamo appena sentito la Donata Battilotti, gli permetteva di dimostrare il suo amore e la sensibilità per il patrimonio architettonico. Parlo delle ville venete, delle ville del Palladio. Erano sempre le armoniose, le accoglienti ville, come per esempio qui le ville Poiane e Caldonio, che sono stati prediletti negli occhi del grande conoscitore di Palladio. Secondo me, l'uomo, più che di qualsiasi altro, ha capito e ha potuto spiegarci quali erano le proporzioni armoniche e la misura giusta per giungere a dei risultati architettonici straordinari a livello umano. Questo livello umano è di particolare importanza nell'architettura, che è responsabile della salute psichica e fisica di ciascuno di noi. Già, dopo queste poche parole, mi sembra chiaro
che parlare di Renato non sia facile. Per un verso la sua personalità, il suo carisma e la sua competenza professionale, che meritano di, ovviamente, il nostro applauso, il nostro elogio e la nostra gratitudine, possono pensare che si interessa esagerate o interessate lodi di circostanza. D'altro canto, la profonda amicizia che mi ha legato a lui, la sua amenità e il suo esempio che ha mi aiutato alla mia formazione, temo possano indurmi al sentimentalismo. Però tentiamo e torniamo all'epoca del dopoguerra. La situazione drammatica delle rovine del patrimonio architettonico e il suo amore per questo patrimonio lo spinsero a riservare ogni sua energia a salvare queste architetture, spesso anche cosiddette minore. Opera su diversi livelli, scrive articoli, organizza mostre, fondi enti senza perdere mai di vista il proprio scopo. Tanti sono gli esempi, abbiamo sentite alcune, che si potrebbe citare qui. Per esempio la collaborazione con Giuseppe Mazzotti nella mostra sulle ville venete del 1952 e il suo catalogo per questa mostra, che diventa la base di centinaia di pubblicazioni di tantissimi studiosi sulle ville, o la fondazione con l'avvocato Dal Ferro dell'Associazione degli Amici dei Monumenti e del Paesaggio per la città e la provincia di Vicenza, oppure un altro esempio importantissimo, il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, il CISA. Purtroppo non ho avuto la possibilità di partecipare a tutto questo. Personalmente ho conosciuto Renato per la prima volta solo 50 anni fa, nel 1968, e il nostro rapporto di amicizia è nato circa 5 anni dopo, durante il mio primo lungo soggiorno a Vicenza. Non ho avuto quindi l'occasione di partecipare a uno degli ormai leggendari primi corsi del CISA tenuti nella Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, e non ho avuto neppure occasione di seguire le sue battaglie del dopoguerra e delle quali ho appena citate alcune. Ho avuto però la grande fortuna di arrivare a Vicenza poco dopo l'inaugurazione della famosa mostra palladiana da lui curata nel 1973 e di partecipare al corso di quell'anno. Grazie alla mia conoscenza del tedesco ho avuto modo di aiutare Renato e il centro in qualità di interprete durante la visita di ospite di lingua tedesca. Nel 1974 uno di queste delegazioni proveniva da Vienna e durante una cena al ristorante di Remo, da Remo, Renato e l'allora presidente del Consiglio Scientifico, il professor Wolfgang Lotz, mi proposero come curatore del catalogo tedesco della mostra itinerante palladiana. E per me, indubbiamente fortunata. E grazie alla fiducia di Renato ho avuto quindi la possibilità di approfondire la mia amicizia con lui e di conoscere dall'interno il centro palladiano. Credo sia opportuno tentare di descrivere ed illustrare brevemente il CISA di quell'epoca, così come Renato lo aveva inteso creare, in collaborazione con l'onorevole avvocato Giuliano Cappelletti e con il dottor Vito Luigi Braga Rosa, proprietario del Palazzo Valmarana Braga, all'epoca sede del centro. Il clima che Renato era riuscito a creare all'interno del centro era straordinario, intimo, accogliente nei confronti di coloro che desideravano una discussione aperta, senza invidie o rivalità professionali, senza pugnalate alla schiena, in sostanza una casa fuori casa per noi giovani studiosi. Il credo etico di Renato, il suo spirito di vero liberalismo nel senso ottocentesco del termine, il suo fair play e la sua umanità pervadevano quel palazzo palladiano. L'armonia di quell'eccezionale ambiente, la sala centrale di quel palazzo, si trasferiva all'armonia delle lezioni dei corsi palladiani diretti da Renato in quella stessa sede. Renato ha portato questo spirito di liberalismo, apertura e intimità anche nella nuova sede, la Domus Comestabilis, là, nel suo amato studiolo, la cosiddetta Bifora, con visto su un scorcio di Piazza dei Signori,
ha continuato a svolgere il proprio lavoro per il centro, compreso la correzione degli articoli e delle bozze per il bollettino del CISA, una pubblicazione da lui curato per decenni sin dall'inizio e che, come ha notato il famoso storico tedesco ed americano Rudolf Wittkow, è stata la più importante rivista mondiale di storia dell'architettura. In quel contesto ho quindi potuto sperimentare per la prima volta, ma non per l'ultima, la magnanimità di Renato come uomo e come studioso. Avevo avuto la grande fortuna di poter studiare le mappe dei provveditori sopra i beni inculti presso l'archivio di Stato di Venezia, dove erano emerse segnalazioni e disegni di alcune ville e palazzi palladiane. Ne parlai con Renato, che mi propose di pubblicare le mappe riguardando le opere palladiane sul bollettino. Avevo scritto allora appunti sulle varie mappe, collocandole nella storia architettonica degli edifici. Essendo giovane e sfacciato, e forse lo sono tuttora, ebbi il coraggio di scrivere in una nota riguardando una villa. Erroneamente il Cevese dice. L'articolo è stato accettato e Renato mi invita nella bifora per rivedere assieme a me il testo. Ero arrivato senza grande premura perché pensavo, ancora con una certa presunzione, che si sarebbe trattato solo di alcune piccole correzioni ortografiche o sintattiche, visto e considerato che avevo già fatto correggere l'intero articolo ad un amico italiano. Renato invece ha analizzato con me l'intero articolo, parola per parola, compreso le note, cambiando quasi tutto, senza però cambiare mai il senso di ciò che intendevo dire. Dopo 2 o 3 ore mi reso conto che di là a poco saremmo giunti a quella notte. Allora cominciai a sentirmi male, a vergognarmi, convinto che saremmo pervenuti ad una discussione per me alquanto imbarazzante. Arriviamo alla notte, che passo senza che una sola parola fosse cambiata, e continuiamo la correzione, parola per parola. Dopo qualche minuto però non potevo più e chiesi a Renato se quella nota andasse bene. Lui mi rispose in modo gentile, chiaro e modesto: se ha sbagliato, ha sbagliato. Questa è la generosità intellettuale di uno studioso eccezionale che avrebbe avuto il diritto, grazie alla sua preparazione, alla sua intelligenza e ai suoi meriti, di dire a qualunque studioso, non solo ad un giovane, quello che lui pensa a proposito dei suoi lavori, ma che rispose invece con modestia, quasi con umiltà. Una caratteristica che Renato ha mantenuto in tutta la sua vita. Circa 35 anni dopo, solo pochi anni prima della sua morte, mentre eravamo seduti insieme all'amico comune Giovanni Feriani nella barchessa della sua villa a Colzè, parlando di un arco gotico segnalato da Renato nella sua opera fondamentale ed esemplare di quale abbiamo già sentito, Ville della provincia di Vicenza del 71, convenimmo si trattasse di un arco realizzato successivamente. Renato rispose in quel stesso modo modesto come decenni prima a me nella bifora. Questa personalità così aperta e generosa, questa onestà intellettuale dotta tanto rare fra gli studiosi, questo senso di abnegazione in ogni campo, non solo come professore di storia dell'arte o come fondatore del CISA, ha originato situazioni che ricordo con tenerezza e con la consapevolezza di aver incontrato non solo un vero amico ed un esempio che poter seguire è quasi impossibile, ma di aver avuto l'opportunità di trovarmi al cospetto di un grande personaggio, un grande umanista. Già alcuni anni dopo il nostro primo incontro, Renato volevo dichiararsi il mio padrino vicentino. Per me è un onore. Quello che Renato non poteva sapere era che non avevo più avuto l'opportunità di rivedere il mio padrino di battesimo, medico a Praga,
Dopo che mio padre con la sua famiglia aveva lasciato la patria nel 1948 a causa del regime totalitario comunista, ebbi il coraggio di dirglielo solo molti anni dopo. Come contramossa, Renato non mi aveva mai detto di aversi studiato il pianoforte fino al diploma, ovvero che era per cuore e per formazione musicista. Una vocazione e un modo di vivere a cui sono stato abituato a subordinare i miei interessi sin da piccolo, come figlio di musicisti. Forse fu questo che nel subconscio mi diede quella sicurezza di affidarmi a lui in situazioni professionali e privati, anche molto privati. Ovviamente, accanto a questo aspetto più privato, c'era Nolens Volens anche un personaggio pubblico, quello che dirigeva il CISA e quello che combatteva per la salvaguardia delle ville venete e per il tessuto storico urbano ed architettonico di Vicenza. Da fuori, come ospite in questa città, ho sempre invidiato a Vicenza di avere un avvocato così eloquente ed efficace nel proteggere la sua tradizione storica, una coscienza che difendeva le radici culturali di una città, di una regione e di un popolo, quello vicentino. Un tale atteggiamento si può esprimere solo con parole inequivocabili. Renato ha riconosciuto che in questioni culturali ed artistiche non esiste il compromesso. Ogni compromesso in quei campi porta ad una soluzione povera, a perdite irreparabili. A livello filosofico mi pare che questo atteggiamento concordi assolutamente con quel liberalismo ottocentesco che ho attribuito a Renato poco fa. Cioè, la vera libertà, quella che viene da dentro di se stesso, quella che dà forza alla personalità di ciascuno, è possibile solo quando si abbia una coscienza perfettamente pulita, alle cui mancanza non potrebbe fare ammenda nemmeno il perdono di una confessione cattolica. Renato si batteva per il patrimonio culturale proprio in questo senso, anche se la battaglia era qualche volta chiaramente persa, perché il danno all'edificio era già stato fatto e la testimonianza storica distrutta. Lui continuava a battersi come pugnolo alla coscienza dei responsabili del danno, dell'oltraggio. Infatti, lui era la voce della coscienza per la futura generazione. La sua direttura morale era ammirevole, mai in nessun modo ostaggio di fini e comportamenti interessati. Non poteva essere influenzata da nessun interesse lobbistico, da nessun opportunismo politico o imprenditoriale. Questa porta va ad avere nemici. Nemici che non sempre combattevano allo stesso livello, alto livello di fair play di Renato. Ma come ospite in questa città non ho il diritto, purtroppo, di parlare ancora meno di polemizzare riguardo all'eco che questo atteggiamento ha provocato nella sua patria. È molto più bello ricordarsi dei suoi enormi successi proprio in questo campo. Per esempio, le ho già citato e voi le conoscete tutti, i restauri della sua amata piccola ed armoniosa villa, fra l'altro, ma particolarmente la Villa Poiana a Poiana Maggiore e la Villa Caldonio a Caldonio. Ma Renato non dormiva mai sugli allori e già prima del successo in una causa cominciava la battaglia per la salvaguardia dell'edificio successivo, del successivo complesso architettonico in pericolo. Completamente diverso era il suo modo d'agire in questioni, diciamo, politiche, come lo sviluppo e la promozione del suo centro, il CISA. In questo caso le battaglie erano combattute con diplomazia, ma comunque con grande tenacia e con molto successo. L'ultimo spostamento del suo centro, portato a termine insieme all'avvocato Cappelletti, cioè al Palazzo Barbaran da Porto come sede del CISA, e mostra permanente del modello di linee che riproducono gli edifici palladiani, da lui ideate per la già nominata, parecchie volte nominata, mostra del 73, si deve vedere come uno dei suoi successi in quest'ultimo campo, quello diplomatico.
Riuscire con efficacia in tutto questo senza dover fare dei compromessi richiede essere assolutamente convinto di percorrere la strada giusta, anche se spesso stretta. Infatti, il piegarsi a ogni pressione esterna implicherebbe e necessiterebbe dei compromessi che comportano il negare di una parte del proprio credo, una parte della propria coscienza. In altre parole, una volta acquisito la sicurezza in se stessa, camminare lungo questa giusta strada stretta e dritta, strada che non permette alcun compromesso, si ha il dovere di percorrere e non lasciarla mai. Facendo questo, si sopporta il proprio talento ed il talento è una cosa regalatoci verso il quale noi tutti abbiamo dei doveri, ci guida e non permette alcun sbandamento. Il talento è un dono straordinario ed unico per ciascuno di noi, da alimentare, trattare con rispetto e da capirne la responsabilità verso la società. Questa responsabilità si manifesta in un modo particolare negli arti, il campo dove Renato Cevese trascorse la maggior parte della sua vita. Il campo architettonico, l'ulteriore responsabilità è imposta, come già detto all'inizio, dalla realtà che l'architettura condiziona la gente che la vive, la usa o anche solo incontra. I condizionamenti sulla salute, sia psichica sia fisica, delle persone attraverso l'architettura, anche se compresi da pochi, non permettono alcun compromesso e non facendo compromessi si comincia a capire l'umanità di un personaggio straordinario che ha anche sacrificato le amicizie per questo scopo. Ma questa formazione di Renato Cevese è ancora più profonda, viene dalla musica. Qualche tempo fa ho trovato una lettera molto personale e piena di pensieri sul valore della musica nella vita di Renato. Spero che la famiglia mi scusa se cito una breve parte di questa lettera, quella mena privata, ma forse la più importante per capire questa profonda formazione nel credo del compito della musica nella vita di Renato. La vigilia di Natale del 75 lui scrive, e io cito: «Io sono un trasfuga dal regno della musica a quello della storia dell'arte, ma al primo rimango sempre devoto perché in quello sono cresciuto e quello mi ha educato. Le vicende della vita mi hanno portato fuori dei suoi confini, anche se l'architettura, l'arte a cui ora dedico tutto me stesso, abbia tante affinità con la musica». Ricordiamoci che la musica ha solo una raison d'être se si rivolge al miglioramento della condizione umana, altrimenti la musica perde la sua giustificazione e rimane solo un bel gioco di suoni. Architettura è invece l'arte che ingloba una base straordinaria di potere per condurre ad una vita migliore, ma anche il dovere di sfruttare questi doni in modo responsabile. Questa base culturale, insieme a una scuola umanistica, ha permesso a Renato di capire ed agire in questo scopo, ed in combinazione con il suo talento è riuscito a rimanere onesto verso se stesso, verso la sua coscienza, e così contribuire ottimamente al bene del patrimonio culturale che è parte della nostra tradizione. Senza storia, come già detto, senza tradizione, senza ricordi, senza la qualità mnemonica, non c'è il futuro, ma solo il vuoto. Una vita di robot senza la possibilità del respiro umano. Ho spiegato in modo forse troppo complicato una semplice verità di un grande personaggio, di un grande umanista. Molto più elegante, molto più breve e sicuramente molto più chiaro viene dalla spiegazione una parte della poesia scritta dal figlio di Renato, Tommaso, con titolo «Un piccolo grande uomo», qui e quale mi ha permesso di citare. «Dell'armonia musicale che svela l'eleganza di grande architettura, quest'uomo di cultura indominato e tenace, ostile a compromessi».
Arrivando a Vicenza nel 68 come giovane studente di architettura non ho capito nulla di tutto questo. Mia enorme fortuna era che il primo indirizzo a cui sapevo di dovermi rivolgere era quello del professore Renato Cevesi, un nome già all'epoca conosciuto anche all'estero dagli studiosi di Ville Venete e di Palladio. Un nome che risuonava molto più di tanti altri che, come capì dopo, hanno più risonanza locale, veneta. Nei decenni che seguirono ho anche capito che il riconoscimento di quello che Renato rappresenta in particolare come studioso di Andrea Palladio e delle Ville Venete è molto più testimoniato e affermato all'estero, dove egli gode di una fama che permane tuttora. Nel caso di Renato vale veramente il detto che nessuno è profeta in patria. Una delle mie ultime collaborazioni professionali con Renato avveniva nel 1993, anche se per la prima volta proveniamo da enti diversi. Lui infatti rappresentava chi aveva accordato il prestito dei pezzi dell'enorme, ormai famosa mostra itinerante delle Ville Venete, mentre io affiancavo gli allestitori della mostra che si tenne negli ambienti storici del Castello di Praga, residenza del Presidente della Repubblica Ceca. Renato, ospite del Presidente, fu accolto in un appartamento del castello. La sera incontravamo Renato nella nostra casa di famiglia, appena restituita dopo l'esproprio comunista. Si discuteva fino a tardi, ma poco prima di mezzanotte Renato si accomiatava in tutta fretta, spiegandoci che, come cenerentola, aveva dovuto essere intramuros del castello prima di mezzanotte, pur essendo ospite del Presidente Václav Havel. Ospite di presidente di nazioni straniere, cittadino onorario, invitato a tenere conferenze in tutto il mondo, membro di accademie ovunque, questi sono veramente riconoscimenti internazionali. Una riconoscenza che a casa sua spesso è mancata durante la sua vita, per interesse, come si insegna alla poesia di Tommaso, io cito: predicava nel deserto di una politica sorda, spesso condotta da gente miope e arrogante. Questi interessi sciovinistici, al di là di ogni comportamento etico, non hanno potuto trovare né giustificazione, né forse anche solo comprensione in una persona di solida cultura umanistica e combattente sempre per la verità. Il nome di Renato Cevesi non si può usare leggermente, è caricato di valori profondi al di là di ogni apparenza o immagine superficiale. Però sono ottimista che l'evento di oggi, promosso dall'insigne Accademia Olimpica di Vicenza, particolarmente ascoltando prima le parole e leggendo le parole qui nel programma del suo presidente, segni un cambiamento nell'atteggiamento nei confronti di Renato. Grazie. Grazie professor Kubelik proprio per questa sua appassionata e convincente relazione. Il nome di Renato Cevesi non si può usare leggermente, ha perfettamente ragione. Passiamo alla seconda parte del nostro incontro, siamo perfettamente nella tabella di marcia e mentre vengono spostati qui i seggi dei relatori mi permetto di tornare indietro di 110 anni e di far loro sentire per un momento una cronaca in cui si possono ritrovare nomi noti sia di accademici sia di familiari di persone presenti. Intanto il signor Stefano fa lo spostamento. La cronaca dice così:
l'anno 1907 al D 21 gennaio alle ore 1.30. 1.30 sono le 13.30. Premesso il consueto suono della campana, comparvero Piovene Conte Cesare, Teso Giuseppe, Lampertico Cavaliero Orazio, è il figlio di Fedele, Sant'On Tiziano, Alpiero Giovanni Maria, Lorenzi Antonio, Lioi Senatore Paolo. Il sindaco, Piovene Cavaliere Cesare, assunto il seggio presidenziale, rivolge agli adunati in questa prima adunanza la sua più viva riconoscenza per averlo chiamato a reggere le sorti del comune. Cesare Piovene, sindaco di Grumolo delle Abbadesse, 21 gennaio 1907. Si sente commosso nell'intraprendere tale ufficio. Non omette di manifestare che ben altre persone più meritevoli avrebbero potuto occupare tale posto, ma già che la scelta è caduta su di lui, per compiacere al desiderio del Consiglio, accetta l'incarico e promette di prestarsi, sorretto dai colleghi di giunta, per il bene comune, procurando amministrare con giustizia e imparzialità. Mi sa un po' di comune rustico. Il verbalizzatore segretario si chiamava Angelo Nardello, era mio nonno, che è stato segretario di Grumolo delle Abbadesse per 55 anni, dal 1876 al 1931. E con questo entriamo nella storia. Professor Demo, per favore, e dottor Cristiani, si accomodi. Edoardo Demo. È partito con l'aggiornamento. Ci spiega un po'? Vabbè. Allora intanto appuntiamo le qualità del professor Demo, così occupiamo il tempo. Edoardo Demo, accademico olimpico, docente di storia economica e di storia del commercio presso l'Università di Verona. Ha un curriculum sconvolgente. Sì, sì, Edoardo, proprio sconvolgente. Eccolo qua. E quindi non si può riassumere e sintetizzare, direi semplicemente che ha alcune grandi doti che sono particolarmente preziose per l'Accademia. Pensino che è diventato accademico da poco tempo, 2 anni fa, e ha dimostrato in questi 2 anni le doti di generosità, propositività e instancabilità. È diventato segretario della classe di diritto ed economia e come un parafulmine sta attirandosi incarichi, adesioni e sollecitazioni da cui sarà difficile che riesca poi a liberarsi. Edoardo, a te. E devo dire che la tua relazione mi incuriosisce per questa citazione, che non ho saputo da dove venga, di territorio bellissimo per le doti della natura in grado sublime. Ma donde mai verrà? Bene, grazie, intanto sono molto contento di essere qui presente e in primo luogo perché io in questa villa ho dei ricordi bellissimi di feste organizzate dagli amici Andrea e Tommaso Cevese che porto sempre dentro di me e quindi sono state delle feste bellissime e che rimangono nei miei ricordi, è passato un po' qualche anno. Il mio intervento sarà, d'accordo con Mariano Nardello, di 2 parti distinte. È una parte, diciamo, di carattere generale, di contesto, per capire come mai a un certo momento Grumolo delle Abbadesse sia diventato una delle capitali della produzione risicola internazionale, perché chi mi seguirà poi ci soffermerà in maniera specifica su quanto riguarda il riso e la risicoltura. Una seconda parte invece inerente alla presenza imprenditoriale nel Basso Vicentino, perché se noi facciamo un'analisi relativa all'economia del Vicentino, il Basso Vicentino è sempre stato visto un po' come il
fratello più sfortunato, diciamo, dell'Alto Vicentino. Cioè l'Alto Vicentino era il territorio che trainava l'economia, il territorio dal tessuto imprenditoriale molto forte, con delle presenze imprenditoriali di assoluto rilievo, mentre il Basso Vicentino è sempre stato un po' visto come l'area agricola un po', tra virgolette, depressa, tanto da dover essere in buona parte anche inserito nella legge speciale italiana per le aree depresse. C'erano diverse località del Basso Vicentino che vi erano considerate. Nella seconda parte del mio intervento invece io vorrò dimostrare come anche in questa zona la presenza imprenditoriale a livello molto elevato fosse presente fin dal 500. Partiamo dal titolo, nel momento in cui il PowerPoint partirà, dopo avremo modo di vederlo. Eccolo qua. Partiamo dal titolo. Il titolo è una citazione che deriva dalla descrizione del territorio vicentino che Filippo Pigafetta fa all'inizio del 600. Questo, diciamo, la descrizione del Basso Vicentino come una specie quasi di giardino è una specie di topos nelle descrizioni territoriali del Vicentino. Sia la zona che arriva da Verona verso Vicenza che quella che da Vicenza va verso Padova è sempre presentata con questi connotati di fericità della terra, fertilità molto forte e diversità di colture, è un territorio importantissimo per per approvvigionare anche le province vicine. Come mai si era arrivato a questo? No, è l'altro prima che mi serve. Questa è la seconda parte. Sì, lo mettiamo sotto, poi mi arrangio. Scusate, ma quando... Eccoci qua. Questa, il titolo appunto, un territorio bellissimo per le doti della natura in grado sublime, l'economia del Basso Vicentino in appunto età moderna. Allora, come vi ho detto, il titolo deriva da questa citazione da Filippo Pigafetta. Da come che il Basso Vicentino diventa questo luogo importantissimo per le attività agricole e addirittura luogo per approvvigionamenti granari e alimentari anche dei territori vicini e anche da altre parti. Come voi sapete, dalla metà del 300 e per più di mezzo secolo l'Europa viene sconvolta dalla peste nera. La peste nera determina una diminuzione molto forte di popolazione, una diminuzione eccezionale con dei livelli mai toccati prima per quanto riguarda la mortalità straordinaria. La cosa che colpisce è che tra XV e XVII secolo il Veneto, assieme alla Lombardia, è una regione che riesce a recuperare più velocemente i livelli demografici rispetto ad altre aree della penisola. Queste cartine le potete trovare nel volume La storia dell'architettura nel Veneto, il 500, che io ho curato assieme a Donata Battilotti, Guido Beltramini e Walter Pancera per il Centro Internazionale di Architettura Andrea Pallantio. La cartina è molto significativa perché vi mostra nella prima parte a sinistra la realtà urbana dell'Italia nel 300, prima della peste nera. L'Italia, prima della peste nera di metà 300, era una penisola caratterizzata da un fortissimo tasso di urbanizzazione, con una presenza di città di rilievo demografico importanti per l'epoca, un po' in tutto lo spazio. Particolarmente forte era la presenza di città di rilievo demografico importante nel centro Italia. La seconda cartina riguarda invece la situazione all'inizio 400. Quella presenza ramificata di presenze urbane un po' in tutta la penisola si è molto affievolita. La peste nera ha determinato un crollo demografico importante e c'è una difficoltà di ripresa. Quello che ne esce è che soprattutto chi perde molto è l'Italia centrale. Se noi pensiamo alla Toscana, prima della peste nera era una regione contrassegnata da una presenza urbana fitta,
centri di ben abitati. Dopo la peste nera, l'unico centro che effettivamente mantiene un ruolo demografico molto importante è Firenze, che è la capitale. Le altre perdono progressivamente un rilievo demografico e in gran parte fanno fatica poi a recuperarlo. La situazione della terza cartina invece è quello che succede a inizio Cinquecento. Siamo nel momento in cui nasce Palladio e soprattutto in cui incomincia ad operare Palladio. Il centro Italia non ha recuperato, qualcosa c'è, come vedete, di recupero per la Sicilia, ma invece il tasso di urbanizzazione diventa di rilievo assoluto per quanto riguarda l'area nord italiana, soprattutto il Veneto e la Lombardia. È un dato importante da tenere presente. Lo Stato Veneto ad inizio Cinquecento è uno Stato contrassegnato da una presenza di città di dimensioni medio-grandi, assolutamente di rilievo a livello internazionale. Non c'è solo Venezia, che è la megalopoli, una delle megalopoli del periodo, con una popolazione che può arrivare anche a 180.000 abitanti. Voi sapete che le oscillazioni dipendono molto dalle crisi demografiche determinate dalle calamità, appunto legate molto spesso a pestilenze o ad epidemie. Non c'è solo Venezia, ma ci sono due città di dimensioni importantissime come Brescia e Verona, che sono tra le 20 città più grandi d'Europa del periodo, con una popolazione, nel caso di Brescia, che probabilmente supera i 50.000 abitanti, nel caso di Verona siamo intorno ai 50.000 abitanti. Non solo, oggi né Verona né Brescia sono tra le 20 città più grandi d'Europa, quindi questo vi fa capire che rilievo avesse assunto queste città all'epoca. Ma anche il caso di Vicenza è molto significativo, perché nel caso di Vicenza, degli ultimi dati disponibili, anche del materiale inedito che sta studiando Andrea Sacco in questo momento, mostrano come tra fine Cinquecento ed inizio Seicento, nell'epoca scamozziana più che quella palladiana, la città arrivi a sfiorare i 40.000 abitanti. E 40.000 abitanti Vicenza li avrà di nuovo dopo la peste del 1630 solo nel 1901. Cosa vuol dire questo? Però in un contesto completamente mutato. La Vicenza di inizio Novecento è già una città che è la metà di Padova. La Vicenza invece di fine Cinquecento e inizio Seicento ha su per giù, dai dati a disposizione, la popolazione di Padova. Cioè, mentre Brescia e Verona sono molto più grandi, Padova e Vicenza hanno una dimensione medio-grande, e quello che colpisce nel caso di Vicenza è che ci troviamo di fronte ad una città che tocca dei livelli demografici quasi impensabili rispetto a qualche tempo fa, livelli demografici che, come vi ho detto, verranno ritoccati solamente ad inizio Novecento. È un caso quindi che ci sia la Vicenza palladiana? Ovviamente no, dal mio punto di vista. Qual è l'elemento centrale? In una situazione di questo tipo, con una presenza urbana così forte ed una crescita demografica che si fa molto sostenuta rispetto ad altre aree d'Italia, ma non solo d'Italia, diventa necessario riuscire a produrre di più, perché la crescita della popolazione così sostenuta fa aumentare la domanda di derrate alimentari. Tra parentesi, la maggior parte della popolazione può permettersi solo di mangiare cereali, perché la carne costa troppo, il pesce è disponibile solo nei luoghi in cui effettivamente c'è la possibilità di poterlo pescare. La maggior parte della popolazione si nutre di cereali panificabili di vario tipo. Questo fa sì che in presenza di una forte domanda di derrate alimentari diventi necessario cercare di produrre di più, il cibo necessario appunto per venire incontro a questa domanda. Ed è così, appunto, come abbiamo visto, la maggior parte della popolazione si nutre di cereali, ed è così che incomincia ad avvenire un intervento molto forte sul territorio per cercare di aumentare la produzione di cereali. Tra parentesi, qui non vi mostro solamente i cereali, ma anche il vino, perché anche questo è da tenere presente. A fianco
nell'alimentazione della maggior parte della popolazione, a fianco della necessità di nutrirsi di cereali, il vino ha un ruolo importante, non come consumo di piacere, ma perché il vino dà quell'apporto calorico assolutamente necessario per sostenere la fatica fisica. Quindi il vino ha la funzione di dare l'energia per svolgere i lavori più difficili da svolgere. La maggiore domanda di cereali porta all'espansione della superficie agricola con la messa a coltura delle terre marginali o quelle che prima erano boschive o prima non coltivate. Il Veneto, a inizio 500, conosce una fase di estensione del coltivo, ovvero sia questa necessità di rispondere ad un'aumentata domanda di derrate alimentari viene affrontata estendendo il coltivo. Terreni che prima non venivano coltivati vengono coltivati. Si arriva anche al recupero, e torniamo, Donata Battilotti prima l'aveva accennato, al recupero anche di terreni prima considerati marginali perché paludosi o non utilizzabili, attraverso degli interventi molto importanti di bonifica. Il personaggio che interviene più importante ovviamente Alvise Cornaro. Alvise Cornaro che è il propugnatore di questa politica di coltivazione estensiva. Il risultato che ottiene la Repubblica di Venezia attraverso questa pratica è eccezionale. Le ultime studi a disposizione dicono che la Repubblica raggiunge un traguardo epocale per l'epoca, la possibilità di essere autosufficiente dal punto di vista della produzione di cereali. E il Basso Vicentino ha un ruolo fondamentale in questo, perché è una delle zone in cui la cerealicoltura si diffonde di più. È un successo importantissimo, tanto che le ultime indagini, riporto studi di Andrea Zannini, Michael Lepton e Luciano Pezzolo, dicono che l'agricoltura veneta del periodo rinascimentale è efficiente, si colloca al di sopra dei livelli inglesi, francesi e mediamente di quelli italiani, al di sotto solo di quelli dei Paesi Bassi. Un risultato definito, come vi ho detto prima, assolutamente epocale. C'è un aspetto però che bisogna tenere da conto. Questa crescita agricola avviene attraverso l'estensione del coltivo, ovvero sia attraverso la messa a coltura di terreni prima non coltivati, non attraverso l'intensificazione, ovvero sia un aumento delle rese agricole. Questo dovete tenerlo un attimo presente, perché il problema è questo, e appunto avviene attraverso esclusivamente l'estensione dei terreni coltivati, e questo pone un problema, perché espone la disponibilità di derrate alimentari alla possibilità che possano ricomparire delle crisi calamitose legate a particolari pestilenze, carestie, ovvero sia non c'è la capacità di produrre stock alimentari anche per il futuro, ed è quello che a un certo momento già si presenta alla fine del Cinquecento. Veniamo alla fine del Cinquecento, perché ci sono delle gravi crisi da cui però si riesce a riprendere. Adesso qua veniamo un attimo ai prodotti, perché sono quello che ci interessa di più, legando la questione anche al territorio del Basso Vicentino. Io, come vi ho detto, allora, la possibilità di venire incontro alle esigenze di una domanda che si faceva sempre più forte, si viene incontro, si riesce a rispondere a questo attraverso un aumento dei terreni che vengono coltivati. Questa situazione però non determina un successo definitivo, perché il problema sono le rese agricole. Quando è che non c'è più paura di morire di fame? Nel momento che viene introdotto un nuovo prodotto che arriva dalle Americhe, che permette assolutamente di avere delle rese più elevate di qualunque altro tipo di cereale presente nella zona, che è il mais.
Abbiamo delle controindicazioni però, perché mangiando mais oggi, mais domani, cioè polenta oggi, polenta domani, polenta postdomani, mangiando sempre solo polenta, abbiamo un apporto vitaminico assolutamente sbilanciato e quindi non si muore di fame, ma si muore di bellaria. E questo è un problema. Se noi però andiamo ad analizzare le fonti, e lo vedremo fra poco, si muore più di pellagra, non tanto nel 600, ma la pellagra, il problema diventa pressoché endemico con la fine del 700 e soprattutto con l'800. E vedremo fra poco perché. Perché qui c'è un altro problema che presenta la situazione economica in generale. A fianco dei cereali abbiamo quelli conosciuti e in più il mais, abbiamo tre altri prodotti agricoli che si affermano sempre di più nel corso del Cinquecento. La vitivinicoltura, che continua a mantenere un ruolo fondamentale come apporto calorico per le necessità per svolgere i lavori più faticosi. Abbiamo il successo della appunto la vitivinicoltura, il successo della nuova coltivazione che incomincia ad essere ampiamente diffusa in questa zona a partire dall'inizio del Cinquecento. Allora, ci sono alcuni studi che parlano già di una diffusione tardo quattrocentesca, poi avremo chi mi segue che eventualmente porrà attenzione alla questione. La cosa importante è che con l'estensione del coltivo alcune di queste terre che vengono recuperate vengono destinate attraverso importanti investimenti capitalistici, perché la risaia ha dei costi molto elevati, molto elevati. La risaia non è un'attività che può essere condotta tenendo sotto controllo i costi, ha dei costi molto elevati. E si sviluppa la risicoltura in tre zone particolari del Veneto: Isola della Scala a Verona, nella zona di Verona, Grumolo delle Avaresse e la zona di Bagnolo di Lonigo. Siamo sempre nella bassa Veneta, diciamo. C'è un aspetto interessante che non so, dopo chi mi segue, il signor Cristiani, se lo affronterà, il fatto che il riso però non viene utilizzato per l'alimentazione locale all'inizio nel 500 e nel 600, quanto piuttosto, essendo un prodotto pregiato, viene destinato all'esportazione internazionale. Qualche studio su Isola della Scala ha dimostrato che in caso di necessità anche i contadini si nutrivano di riso, però i proprietari terrieri, che cercavano ovviamente anche di avere un risultato economico importante, privilegiavano l'esportazione verso mercati lontani. E poi c'è l'altro grande prodotto che determina il successo economico di questa regione, che ovviamente è la coltivazione del gesso e la diffusione della gelsipachicoltura, già conosciuta nel 400, probabilmente già diffusa con la fine del 300, ma il successo diventa eccezionale all'inizio del 500. Non c'è bisogno che io qua vi ricordi quanto importante sia la seta, poi la vediamo anche magari velocemente con le altre slide, ma quello che a me qua interessava sottolineare è che, come sapete, se voi andate a visitare il Palladium Museum, oggi c'è un gelso nel cortile proprio a dimostrare quanto importante sia stata la gelsipachicoltura per la raccolta di denaro necessaria per avviare un processo come quello della trasformazione urbana palladiana. Ecco qua, dopo ci sono alcune immagini che possiamo rivedere dopo. E nel corso del Cinquecento, dunque, l'agricoltura veneta, con l'estensione del coltivo, riesce ad arrivare a dei livelli molto interessanti, però non risolve la questione, tant'è che quando a inizio Settecento la popolazione riprende a crescere molto forte, i tassi di crescita demografici del Settecento sono particolarmente notevoli come quelli del Cinquecento, il sistema agricolo veneto non riesce a rispondere. La crescita della domanda è troppo elevata rispetto a un'agricoltura che non è in grado di rispondere alla domanda attraverso una coltivazione intensiva, come nel frattempo sta avvenendo in Inghilterra. E questo processo è un processo che pone la situazione degli abitanti veneti un po' più in difficoltà.
E col tardo Settecento che si diffonde l'immagine del Veneto Poaretto, in cui comincia a diffondersi sempre più la pellagra, e in cui appunto non si riesce a far fronte alle nuove necessità alimentari. Ci saranno la diffusione di nuovi prodotti, tipo la patata, che però si impone molto lentamente. I nostri contadini la considerano cibo per i maiali. Non gli piace, è molto tarda la diffusione, tant'è che a un certo momento, mi scuserete se semplifico molto e vado molto velocemente, però a un certo momento l'unica valvola di sfogo sarà l'immigrazione internazionale. Questo è un, diciamo, una presentazione del movimento generale economico che comporta il che comportano i cambiamenti economici sul lungo periodo. Come vi dicevo prima, però, quindi il Basso Vicentino come giardino di grande importanza per la produzione di derrate alimentari anche per le province contermini, per la capitale, si sviluppa appunto nel corso del Cinquecento. Questo però non vuol dire che chi abita in questa zona si dedichi esclusivamente all'agricoltura, ma ci sono anche degli esempi molto interessanti che inseriscono gli abitanti del Basso Vicentino in quel processo di partecipazione ad attività imprenditoriali di grande rilievo che contraddistinguono in modo particolare l'altra zona, quella nord delle Risorgive, ovvero sia l'Alto Vicentino. Io qua vi porto solo quattro esempi molto veloci per finire il mio intervento e mostrandovi anche che tipologia di documentazione abbiamo, che possiamo studiare per vedere anche questo aspetto. Purtroppo tra i quattro esempi non ho nulla che riguardi il Grumolo delle Abadesse, mi scuserete, io ho provato a guardare, ma riguardano altre località del Basso Vicentino, ma sono sicuro che con una attenta e proficua ricerca nelle fonti in futuro si reperirà qualcosa anche per questa zona. Il primo esempio riguarda Longare ed è un documento del 1533. Ah, non si vede, scusatemi. Come mai? Stefano? Vediamo. Provo a chiudere questa. Vediamo adesso, forse ho chiuso una. Si vede. Sì. Perfetto, grazie. Perfetto. Allora, questo è il primo esempio, riguarda Longare. A me interessa per farvi capire proprio con che tipo di documentazione noi possiamo avere a che fare. In questo caso ci troviamo di fronte a un inventario post-mortem, ovvero Bernardino Farina da Caravaggio, intanto non è un vicentino, ma ci troviamo di fronte a uno che è bergamasco di nascita, che però la fonte ci dice «Hoc anno Bernardinus Farina de Caravaggio, agri mediolanensis, et solitus iam multi anni, multis annis, in civitate Palermi in Sicilia abitare, secondulit in villam Longare, agri vicentini, cum bona summa denariorum». Un bergamasco che si trasferisce prima a Palermo e poi da Palermo, avendo avuto notizia del fatto che nel Vicentino c'è la possibilità di guadagnare bene con la seta, si trasferisce con una bella quantità di denaro fino a Longare per svolgere l'attività di lavorazione serica. L'inventario è bellissimo perché, adesso non mi soffermo perché non abbiamo il tempo, ma nel caso in cui vogliate approfondire c'è la possibilità poterlo fare, perché vi fa vedere cosa c'era dentro la casa, che tipologia di seta produce e con che mezzi. Qui abbiamo la tipologia delle casse in cui viene conservata la seta divisa per qualità, gli strumenti con cui svolgere l'attività. Lui è a capo di un'impresa per la produzione gelsi-bachicola e poi abbiamo una serie di libri contabili che vi fanno vedere come la contabilità veniva tenuta a seconda della tipologia di prodotto che si andava a fare. Ci sono anche diversità appunto di sete. Poi ci spostiamo a Lonigo.
E qui voglio mostrare un altro caso sulla base anche della documentazione. In questo caso ci troviamo di fronte, siamo a fine 400, ci troviamo di fronte ad un notaio che si chiama Matteo Scolari. È un notaio, ma non fa solo il notaio, è un imprenditore tessile, in questo caso nell'anificio. Queste due immagini ve le faccio vedere perché è molto particolare, per vedere come c'era questa commistione di attività, questa pluriattività. Abbiamo nella parte superiore dei due fogli degli atti notarili, in entrambi i casi ci sono delle procure notarili e sotto c'è la contabilità dell'anificio. Ovvero sì, il nostro notaio alterna l'attività di notaio vera e propria con l'attività di imprenditore tessile, evidentemente aveva la necessità di risparmiare carta, oppure l'attività era lì, la doveva risolvere in tempi rapidi, fa riferimento ad un registro contabile, ciò vuol dire che lui aveva un registro contabile a parte in cui teneva la vera e propria contabilità, ma la prima nota la faceva negli stessi registri in cui teneva gli atti, redigeva gli atti notarili. Poi c'è un altro caso simpatico, questo è molto simpatico, per farvi vedere come non è che il nobile, come per lungo tempo ci hanno voluto presentare, fosse un rentier che non volesse metterci le mani nella pratica imprenditoriale. Noi sappiamo che ci sono grandi uomini d'affari, i Piovene sono tra i più grandi in assoluto, noi siamo ospitati in una villa Godi Piovene, e Piovene, guardate che ci sono degli esempi nella famiglia di grandissimo rilievo, come il cavaliere Giuliano Piovene, che era capo, il committente del palazzo, ahimè, perduto di Piazza Matteotti, che era capo di imprese e mercantili per rispondere in ogni loco del mondo, ovvero sia di livelli altissimi, ma come ci siano anche degli esempi di nobili che in difficoltà non solo dirigono imprese, ma ci mettono le mani. Questo è il caso di un Loschi, che viene chiamato in causa perché, pur essendo nobile, mette in piedi un'attività per produrre seta. E la cosa che fa scalpore, che provoca scalpore all'epoca, è che lui andava addirittura a pelare i morari. Un nobile, un Loschi, che si tira sulle maniche, immaginiamocelo, è che assieme alla moglie e a chi lavora per lui va a pelare i morari e dare da mangiare ai pacchi da seta. La cosa, torno a ripetere, ha fatto molto scalpore all'epoca, tant'è che viene chiamato in causa dagli altri appartenenti della famiglia Loschi perché gli aveva fatto perdere la faccia, diciamo. Però è un esempio molto interessante di come anche in difficoltà si potesse intervenire. L'ultimo è un caso, forse di quelli che vi ho presentato, il più bello in assoluto e che sto attualmente studiando e che andrò a presentare a Villa Saraceno fra un po' di tempo, appunto a finale di Agugliano, e riguarda il caso del committente palladiano Biagio Saraceno. Biagio Saraceno è a capo di un'impresa mercantile internazionale che produce sete, che vende un po' in tutta Europa. E il caso eccezionale di Biagio Saraceno è che sono rimasti alcuni stralci di libri contabili e soprattutto delle lettere commerciali su Lione che ci permettono di vedere come effettivamente operasse un uomo d'affari del Cinquecento, committente palladiano e appartenente al ceto dirigente. Ecco, questo è un ulteriore esempio, forse tornavo, come vi dicevo prima, il più bello di cui noi disponiamo, che ci fa vedere come anche nel Basso Vicentino la presenza imprenditoriale nel Cinquecento fosse importante. Grazie. Quando si organizza una tornata si hanno delle aspettative, ma quando le aspettative vengono realizzate si è contenti, e quindi ringrazio proprio Edoardo, ringrazio Martin, ringrazio Donata di questi belli interventi. Siamo anche nei tempi e speriamo poi di poter anche procedere alla visita della Favallina, come dicevamo. L'ultimo intervento in ordine di tempo, ma non di importanza, perché è quello che va nel cuore del nostro incontro con Grumolo, è quello del dottor Giulio Cristiani. Ama definirsi un dilettante, lo ha detto, un ricercatore di storia locale. Un dilettante è tale sia in senso riflessivo, nel senso che si diletta a ricercare di storia, sia nel senso attivo, cioè che diletta i suoi lettori.
è arrivato alla storiografia dopo aver esercitato una professione di tutt'altro tenore, di tutt'altro campo, coltivando da attempato un interesse che aveva incontrato in gioventù. È membro ed è stato vicepresidente del Centro Studi Medievali Gilles Gérard Merseman. Ha studiato questo territorio anche per altre ragioni, ricordo un suo saggio sull'origine del pensionatico nel Vicentino, il caso di Lerino, Lerino è qui vicino. Ha curato quel volumone che è nella saletta di destra, Il riso delle abbadesse, a cui hanno collaborato anche i qui presenti Beatrice Dalla Vecchia, Giovanni Cattelan e Giovanni Dal Lago. Poi si possono guardare uscendo, vedranno, ecco. Dice che non è abituato a parlare in pubblico e infatti preferisce l'archivio all'auditorio. Io l'ho rassicurato, assicurandogli che è un pubblico amico. Prego Giulio. Sì, ringrazio tutti l'Accademia e in particolare l'amico compagno di liceo Mario Nardello per questo invito. Io vorrei anche però utilizzare due minuti, caro Mariano, per ricordare come discepoli il professor Renato Celese. Io mi devo tantissimo. Se io quando vado a fare un viaggio mi fermo ogni volta che vedo un edificio di pregio, se lo so apprezzare, se lo so godere, se mi piace la pittura, se non perdo, cerco di non perdere le mostre di pittura più importanti, perché il professor Renato Celese, quando facevo la prima liceo, si è fermato per due mesi davanti ad una coppa minoica dove era disegnata una seppia, due mesi, e perché anche mi ha regalato parecchi cinque meritati, cinque che hanno portato però a un bel sette agli esami di maturità. E torno allora, io avevo preparato con tutto sommato anche con piacere, perché divertimento, se non c'è divertimento è inutile fare cose di questo genere, una relazione che ho scoperto essere troppo lunga, per cui taglierò via parecchie cose scivolando su molte diapositive, quindi le mie saranno più diapositive quasi quasi che parole. Allora, per cominciare mi sarebbe piaciuto parlarvi di come si viene intesa, come io intendo la storia dal punto di vista del dilettante, che non è un atteggiamento, che non è una cosa indegna o di una cosa di secondo livello o di una cosa minore, è un'altra cosa e basta, è un viaggio esotico. Per noi, come diceva Paolo Prodi, la storia è un viaggio esotico. Per andare subito allora a parlare di riso. Nel viaggio esotico avete visto, ci si incontrano delle volte delle sorprese, per esempio trovare in una busta dell'archivio, mai vista probabilmente da nessuno da decenni, una pergamena che è servita a queste monache solo per fare la copertina ad un libro di conti, ed è questa pergamena qua, è una cosa che ti dà emozione e ti spinge a continuare in questa che è una vera e propria passione. Il riso fino ad una certa epoca è sempre stato considerato un prodotto di farmacia, diciamo così, tant'è che nei taccuini non se ne intrazzano quei meravigliosi libri dove le varie essenze sono classificate seconda, vi ricordate, no? Umido in primo grado, caldo in secondo grado, e con questi sistemi, secondo la scuola salernitana, si riteneva di poter utilizzare questi prodotti in campo medico, no? Era semplicemente, però era già allora conosciuto perché veniva considerato la ricchezza, l'oro delle paludi. In Italia il riso, secondo documentazione, io parlo sempre secondo documentazione, tutto quello che io dico è documentato da precisi documenti, d'archivio. In Italia nel milanese, è ovvio, nel milanese la Lombardia è la regione d'Italia più ricca d'acqua, no? Nel Milanese 1476 e il Duca Galeazzo Maria Sforza autorizza l'esportazione di riso da semina, quindi era già da parecchi anni che evidentemente il riso, inteso stavolta come essenza da coltivare, quindi come cereale che non ha niente a che fare con l'uso precedente della farmacia, era già presente alla fine del 400. Nel Veneto, per contiguità,
il riso è arrivato nel Veronese. Io mi ricordo da bambino che le carte geografiche del Basso Veronese avevano una bella macchia blu che rappresentava le valli veronesi impaludate ancora fino ai primi decenni di questo secolo, perché Venezia si è sempre rifiutata, per motivi militari, di bonificarle. E Teodoro Tribuzio, milanese, guarda caso, un grosso, grande funzionario della Repubblica Veneta, lo introduce per primo nel Basso Veronese, pieno, che è un terreno allora paludoso. Se avete presente la città di Legnago, il fiume Adige scorre sopra, più alto del livello del terreno. Immaginatevi se non era un territorio ricco di palude. Ma anche i soliti benedettini avevano bonificato una certa parte di queste paludi e cominciato a seminare il coltivare del riso nel 1529 a Roncanova, di andare più veloce. Nel Vicentino il primo documentato punto di coltivazione del riso è Bagnolo, è stato già nominato prima, di Lonigo, e i pisani dal banco aristocratici veneziani, che hanno lasciato lì anche una villa palladiana, e avevano acquistato un territorio enorme, si parla di 500-600 ettari di terreno, da una famiglia, una grossa famiglia, se mi scappa il nome, vicentina, e lì, dimostrando veramente imprenditorialità, rischio imprenditoriale enorme, hanno coltivato ben 300 campi di riso. Subito dopo, sempre in ordine cronologico, stranamente, di nuovo una famiglia veneziana, a proposito che i veneziani sono venuti nel territorio come così, a villeggiare e non invece come imprenditori veri e propri, la famiglia Priuli ha coltivato in Valliona, tra Campolongo e Villa del Ferro, è un'ampia valle percorsa dal fiume del torrente Liona, da una strada adesso rettilinea e da un filare di pioppi, è un luogo meraviglioso, tra l'altro, immaginatelo trasformato a risara, coltivavano 195 campi nel 1578. Dunque il riso si era cominciato a introdurre il riso, ma come? In principio si pensava di utilizzarlo per le paludi, però si scoprì poi che il controllo dell'acqua necessario per la risara, in agosto bisogna mettere in asciutta per fare la mietitura, in un terreno paludoso è quanto mai difficile. Si passò quindi a coltivare il riso in zone marginali, dove visto che bisognava comunque portare l'acqua, zone che prima erano prati magri, che rendevano poco, e quindi portandovi l'irrigazione artificiale si cominciò a coltivare in questi territori. Visto il notevole profitto economico che il riso rispetto ad altri prodotti determinava, si finì per coltivarlo anche in zone a seminativi, quindi distruggendo quella che era la pianta veneta, quindi questi filari di viti maritati agli alberi e intervallate dalla coltivazione del frumento su campi che erano sempre terrazzati, non erano più di tanto adacquati, perché piuttosto l'adacquamento era utilizzato per i prati, come del resto succedeva anche nella Lombardia, no? Era consumato il riso a Vicenza. Qui smentisco un po' il relatore che mi ha preceduto. Io adesso mi sto occupando di un ordine religioso scomparso già nel 500, gli umiliati, e sto studiando il monastero di Ognissanti. Dunque, 25 febbraio 1585, speso in risi, stara 1 di risi, per la quaresima. Speso marchetti, sedese e mandorle per conciare i risi. Io ho provato a conciare, condire il riso con le mandorle schiacciate come facevano queste monache, e vi garantisco che fa schifo, ma però io non sono un cuoco, quindi chissà che qualcuno a un certo punto prende in mano anche queste ricette, no? Ma il più interessante
1590, 7 dicembre, speso in libbre 8 di riso, 4 kg, troni 1, lire 1, no? Eccetera, eccetera, di riso comprato da Mastro Piero Biavarolo. Biavarolo non è un cognome, è una professione. Difatti è un termine che si trova molto spesso nei documenti d'epoca, no? Fino al 700, e cioè era un signore che come sua professione vendeva biave, cioè vendeva granelli di tutti i tipi, no? Per uso alimentare. Se c'è questo, chiamiamolo commerciante all'ingrosso, evidentemente che vendeva riso, evidentemente il riso veniva venduto anche in Duomo. È pur vero che ho trovato anche diverse richieste delle monache al podestà di poter esportare a Bassano, e io ho dei dubbi che si fermasse a Bassano il riso, a Bassano dei carri di riso. Penso che andasse avanti verso... Il riso veniva consumato, come abbiamo detto, no? Come minestra il giovedì. Giovedì c'era sempre riso nelle sole. Veniva poi usato nelle solennità con le mandorle, vi ho detto, più raramente con uova, e, o cotto insieme alla carne di vitello all'orientale, diremo noi adesso, no? O ancora con il latte, riso e latte. Io credo di aver mangiato un ettolitro da bambino di riso e latte. Venezia. Le acque per Venezia sono un bene dello Stato. Tutte le acque, anche le acque piovane, le acque che corrono nei fossi, le acque che scappano da un canale di irrigazione. Avendo bisogno, come al solito, di soldi e di tasse, Venezia pensa di regolamentare l'uso delle acque e di metterci ovviamente delle tasse. Quindi istituisce il collegio dei provveditori sopra i beni inculti e di radacquamento, diceva l'origine. Nel 45 provvisoriamente, nel 56 in modo definitivo. Con il 56 viene fatto anche il regolamento severo. Che cosa bisognava fare? Dunque, ognuno che aveva intenzione di utilizzare l'acqua, anche se era acqua nata nel suo giardino, per le sorgiva, doveva farne domanda ai provveditori, che poi la giravano al Senato per la definitiva approvazione, no? Chiedendo la concessione e doveva predisporre le mire, cioè i percorsi eventuali dell'acqua se questa veniva spostata, e disegnare la mappa. Poi bisognava che fosse fatto un sopralluogo da parte dei periti, erano sempre due. I periti erano pubblici ufficiali dipendenti dei provveditori dei beni inculti e giravano il territorio secondo appunto delle domande. Questo comprendeva la valutazione degli usi: non puoi utilizzare l'acqua se per utilizzare quell'acqua danneggi qualcos'altro più di con danni maggiori di 4 volte il vantaggio, no? Poi questi periti davano anche un giudizio di fattibilità, quindi in qualche modo coadiuvavano i richiedenti, perché davano dei suggerimenti alla gente estremamente esperta e estremamente seria. E in più questi determinavano, secondo loro, l'importo che era necessario di tasse, una tantum, che bisognava che il richiedente desse alla... Questo provvedimento ha fatto sì che nascessero quelle centinaia di tavole meravigliose, enormi, sui quali non mi risulta sia mai stato fatto uno studio dal punto di vista estetico, ma che a me piacciono moltissimo, dove vedi queste casette col tetto rosso, qualche volta i mulini con le ruote che girano, eccetera, eccetera. Qui è il Grumolo delle Abadesse, vedete sicuramente il palazzo nobiliare, c'è tuttora, è proprio fatto così. La chiesa di Grumolo, questa qua è la fattoria prima della ristrutturazione, la fattoria delle monache. Questo qua è il percorso in rosso della Moneghina, dopo vedremo, che andava a finire dietro l'edificio delle monache, per dopo eccetera eccetera. Le risaie intanto però creano problemi di igiene. Miasma, si diceva, le risaie portano miasma, siamo nel 1590. Miasma, cosa vuol dire miasma? Per loro il miasma voleva dire quel qualche cosa che portava malattie. E non ci andavano neanche tanto lontano, perché effettivamente i batteri, i germi, i virus possono benissimo essere veicolati dall'aria. Al giorno d'oggi la gente, quando vede un mucchio di immondizie, è convinta che da quell'immondizia nasca il colera
o la peste o qualcosa del genere, assurdità, però comunque il miasma. Invece c'erano dei problemi seri, gravi, la malaria prima di tutti, leptospirosi, malattia di difficile diagnosi nelle persone, eccetera. Nel Vicentino non ci sono particolari discussioni a questo proposito, forse non c'erano agglomerati cittadini grossi sufficientemente da brontolare di fronte all'odore che descrivono terribile della risaia quando veniva messa in asciutto. Lo descrivono in modo anche molto... chi era ovviamente un contrario alle risaie. Nel tardo 700 le accademie agricole finalmente nate hanno cominciato a mettere in discussione la risaia in sé per sé. È utile o non è utile? Ai fini anche dell'economia agricola dello Stato. E neanche mettere in evidenza gli incogniti e i genici. Non posso non citare qua Pietro Beroaldi, direttore dell'ospedale di Vicenza e di Venezia poi, il quale ha letto all'Accademia Olimpica il 22 gennaio 1871 una relazione dal titolo «Sopra le malattie che dipendono dalla malaria delle risaie». Non ha scritto malaria, ha scritto malaria, ma aveva capito poco, tutto sommato, ma non poteva capire più di tanto. Il plasmodio della malaria è stato individuato solo nel 1880, quindi non si capiva cos'era questa febbre malaria. I singoli stati vietano le risaie vicino alle città, abbiamo detto prima. Venezia però ha un altro problema. Venezia, il problema è che la risaia sta lentamente, essendo molto redditizia, sta lentamente sostituendo anche il seminativo, tagliando le viti, gli arbori, eccetera, eccetera, dimandano concessione d'acqua per seminarvi di risi. Questa è la premessa, la parte del Senato Veneto del 1594. La legge veneziana era composta in due parti, la premessa che giustificava l'emanando provvedimento e poi sotto tutte le invece il provvedimento vero e proprio, non diviso per articoli come siamo abituati noi, ma così in modo discorsivo. La premessa, che sono sempre interessanti, mette in evidenza che loro si erano accorti che si cominciavano a tagliare gli alberi, le pianta, a livellare i campi per metterci in risaia. Il disposto normativo che segue le premesse diceva non ci saranno più risaie se non in valli, loro però i veneziani intendono valli, sapete bene cosa, no? E in luoghi umidi impossibili a risanare, oppure se non fosse mai stata praticata prima di allora la semina. In tutti gli altri casi la risaia era illegittima. E però si riservava a Venezia di ulteriori provvedimenti ancora più penalizzanti. Le risaie attivate dopo queste disposizioni di Stato veneziano dovevano essere fatte in modo di contrastare con queste disposizioni, dovevano essere distrutte e non solo, ma pagare anche 500 ducati di pena. Dice Ciriacolo, almeno questo è un dato che ho trovato, che nel nostro Vicentino quelli che furono distrutti furono 845 campi di risaia, il 40% del totale. Io ho qualche dubbio, nel senso che non sono state solo queste norme veneziane a invitare a chiudere le risaie, ma anche l'insuccesso legato a ambienti, come si diceva prima, non idonei, a esperienze che mancavano, a difficoltà di tutti i tipi, perché risulta che molte di queste risaie attivate in fretta erano chiuse già dopo un paio d'anni. E la cosa che più ci ha facilitato nel fare queste ricerche sul riso è che Venezia ha anche disposto per ogni provincia un perito. Questo doveva girare comune per comune e identificare tutte le risaie esistenti. Per noi è stato Bartolomeo Galesi, resta ancora e non è mai stata pubblicata la sua lunga relazione, ha lavorato quasi un anno nel nostro territorio ed è proprio da questa fonte che noi abbiamo ricavato tutte le notizie che vi ho dato. Lui dice con chiarezza, allora salto via,
nel territorio che oggi ci interessa, l'incariato di Camisano, non c'erano allora risaie attive. Il gallese contesta certe risaie dei patrizi veneziani, che vuol dire che era affidabile. No? Succede subito dopo la grande peste del 1630, anticipata da altri fenomeni di carestia che indebolirono la popolazione tanto da essere terribili. La peste del 630, il podestà Bragadin dice che ha fatto il percorso da Verona a Vicenza e non ha mai incontrato nessuno. Come veniva attuata? Tiro via anche qua, perché forse sono cose che mi interessano abbastanza poco. Non era così semplice fare una roggia, perché in una piatta pianura non è semplice identificare quelli che sono i punti bassi e i punti alti del terreno. E c'è, a questo proposito c'è uno studioso vicentino che credo poco conosciuto, che ci è interessato. Adesso tiro via perché non abbiamo tempo. La Moneghina, ve la risparmio anche questa, Mariano, va bene, con molto dispiacere. Che portata d'acqua aveva la Moneghina? È stata assegnata, a Venezia assegnava l'acqua in ragione di quadretti, sei quadretti bresciani. Il quadretto bresciano era quello che passava attraverso una bocca quadrata larga un piede bresciano, cioè 45 centimetri. Le monache avevano i 3/5, i cividali, i loro soci avevano i 2/5 di questi 6 quadretti. Fatti i calcoli, erano più che sufficienti per il loro territorio. L'hanno chiesta per irrigazione dei prati prima di tutto, non l'hanno chiesta per irrigazione di risaie. Per fare un confronto, la roggia rosà, nata ancora ai tempi di Cararesi però, che pesca l'acqua del Brenta, ha una portata di 6 metri cubi al secondo contro il mezzo metro cubo al secondo della nostra Moneghina, tanto per avere un confronto. No? Gli ostacoli che ha trovato la Moneghina li saltiamo via. Beh, questo è un altro bel disegnino. È stata un'impresa notevole costruire questo corso. No? Bisognava passare sotto altri corsi d'acqua, passare sotto strade, eccetera, eccetera, modificare ponti. E ci sono state un'infinità ovviamente di liti. Erano molto litigiosi i nostri antenati, ma così litigiosi che non avete neanche idea. Il numero di buste riguardanti i processi nei singoli monasteri sono centinaia. E sono buste così, piene di centinaia ognuna di documenti. E non erano teneri durante i processi, usavano anche parole piuttosto pesanti. E tra l'altro erano processi che duravano perlomeno alcuni decenni. Quindi non lamentiamoci troppo oggi. Vabbè, questo qua era il coso, audizioni significative. Ecco, almeno questa fu necessario. Alzare la strada che va a Rasega dallo stradone delle monache, cosiddetto oggi, perché sotto ci passa la Moneghina ed a un certo punto, con la coltivazione del riso, sotto ci passavano anche le barche. E quindi è stato necessario alzare il ponte, si chiama Ponte Alto, credo anche oggi. In più, naturalmente, hanno dovuto, per questo utilizzo della barca, predisporre un piccolo porticciolo vicino alla loro sede grandiosa, che vedete tutti anche oggi nel mondo della Valencia. No? Quale riso si coltiva? Sto andando purtroppo velocissimo. È un peccato. Almeno fino al 1830 c'era solo il riso nostrale, ma anche dopo, Precoce, granella grossa oblunga, seme con arista abbondante, geneticamente instabile, mi permetto di sottolineare questo punto, per cui era naturale il sorgere di varianti locali. Il nostrale prima cede il passo a varietà orientali, e di queste varietà orientali un'impurità presente in un riso giapponese diede luogo alla varietà originario, che tuttora è coltivata e che ha preso il posto un po' di tutto il resto. Quanto
si coltivava. Nel 1596, nel Vicentino, compresa la zona di Cittadella, 480 ettari. Alla fine del 600 le risaie sono raddoppiate, sono sui 1000 ettari, e comincia la corsa all'acqua, non ce n'è più. Pensate che chiedevano l'investitura dell'acqua che grondava sotto un ponte canale costruito in legno, tavole di legno, quindi tra una tavola e l'altra gocciolava dell'acqua, no? Chiedevano perfino l'investitura di quest'acqua. C'è un bassanese che ha chiesto l'investitura, una settimana sì, una settimana no, dell'acqua dal sabato sera alla domenica sera per i suoi usi. Perché questo? Perché di domenica i mulini non lavoravano e quindi mettevano a disposizione, si poteva utilizzare l'acqua in altro modo. Nel Vicentino non è che ce ne siano più di tanta di acqua in fin dei conti. Nel primo 800 le risaie raggiunsero il loro apice. Il grezzo però, teniamo i piedi per terra, facciamo le debite proporzioni, credo che sia utile. Il riso grezzo prodotto sono staia 94.000, staia sono 27 litri, circa litri. E il frumento sono 660.000, vedete ben di più. Il mais, eccolo qua che è già esploso. È già stata emanata la sentenza che condanna il popolo veneto alla polenta e le conseguenze di questo, è stato detto prima. Mais 1173.000 staia. Dal 1870 in poi c'è il crollo della produzione del riso. È stato aperto il granaio di Suez, arriva il riso orientale. Il Piemonte solo resiste alla Lombardia ridotta a metà, ma il Veneto perché? Il Veneto, per ogni 7 ettari coltivati nel 1870, solo uno. Nel 70 resiste solo un ettaro di risaia, quindi uno ogni 7. Perché? Non lo so dire. Nel Vicentino, nel 1924, la superficie coltivata a riso si è ridotta a 40 ettari. Nel 700 le sole monache ne coltivavano 78. Le risaie però erano tutte collocate proprio in quest'area. E vi chiedo di nuovo, perché? Le altre risaie attive nell'83 sono scomparse. Dopo alcuni anni di rapido aumento di nuovo nel 1957 delle superfici coltivate a riso, la provincia di Vicenza in controtendenza riduce ulteriormente la risicoltura, portandola appena a 34 ettari. E dove? Proprio in questa zona. Chiaro, non abbiamo tempo per fermarci. Come si coltivava? Anche qui devo saltare via tutto. Vi ricordate dei film Riso Amaro, eccetera? E come venivano. Ecco, bello è il discorso delle barche, così forse alleggeriamo un po' il discorso. Le monache, come altri, utilizzavano il burchiello. Il burchiello è una barca a fondo piatto. Questo, quando arrivava nel punto di carico, si chiudeva la saracinesca dell'acqua a bomba d'ora, la chiamavano, a monte, la barca si appoggiava sul fondo, anche se correva ancora un po' d'acqua ovviamente, veniva caricata senza problemi di ondeggiamento, poi si apriva la paratia e l'onda dell'acqua montante trasportava e spingeva la barca per un certo tratto lungo, poi ne trovava un'altra così, fino ad arrivare sull'Aia. E i covoni nell'Aia venivano messi in piedi, portati da questi carri, in piedi, e non ho capito il motivo, perché la trebbiatura veniva fatta con i cavalli, cioè questi covoni in piedi, fitti, attaccati l'uno all'altro, i cavalli, coppie di cavalli che dovevano calpestarli, e in tutta una notte intera, per calpestare questo riso in modo da staccare il risone dalla paglia. Poi il risone veniva messo
nel granaio e un po' alla volta successivamente portato alla pila. Il riso non viene macinato, ovviamente, come sappiamo ben tutti, né il riso né l'orzo, non sono gli unici due, mi pare. La pila è una struttura, una specie di bicchiere dove c'è un mortaio che pesta più volte, schiacciando il seme lungo le pareti del vaso e così liberandole da tutta la parte silicea, la parte immangiabile. No? Queste sono quelle che restano ancora visibili nel portico restaurato della vecchia fattoria delle monache a Grumolo. Ne avevano 8 di queste pile, qui ne sono rimaste soltanto 5. Ecco, adesso mi sto avvicinando alla fine. Com'era il riso della nostra zona? Ci ho pensato un po' prima di dirlo, perché mi accuserete di piaggeria. Io non ho niente a che fare con il riso. Non ho assolutamente nessun rapporto con nessuno, neanche tutto sommato con il paese di Grumolo. Ho trovato dei dati, anzi mi sono quasi venuti incontro a questi dati, e per il fatto che sono dati e non cose che ho inventato, ve li riporto. Quindi non voglio avere assolutamente, non sto cercando piaggeria nel modo più assoluto. Com'era il riso della nostra zona? Era speciale o no? Era quantomeno un riso apprezzato. Perché? Intanto noi abbiamo fatto dei confronti con altri risicoltori. Non è facile fare confronti con altri risicoltori, perché una volta si parla di Staio, una volta si parla di Sacco, una volta si parla di Ducati, una volta si parla di Troni, una volta eccetera eccetera. Però facendo e ripetendo e rifacendo e ripetendo il calcolo più volte, il confronto con i Pisani, per essci hanno portato a riscontrare un prezzo di vendita maggiore del riso di Grumolo rispetto agli altri. Ma anche, non solo questi, anche quelli dell'abbazia che vi ho citato prima, del Veronese, ci sono dati anche di quella, e il riso era venduto a un prezzo minore di quello di Grumolo. I conti Cividale, soci delle nostre monache, però litiganti in modo incredibile, avranno fatto 50 processi fra di loro, e a parolacce anche, quando hanno avuto bisogno di seme di riso, non so bene perché, forse volevano sostituire la loro varietà, da chi sono andati a comprarlo? Hanno comprato 400 staie di risone da semina, pagandolo 9 lire lo staio, decisamente più del prezzo di mercato, dai nostri monachi. Ma se hai un processo in corso. Altre cose, tutte cose che sono indizi, non c'è niente di assolutamente. Non è sorpresa, un'altra delle sorprese che uno storico dilettante incontra. Il sangue più blu, che più blu non c'era, cioè gli Asburgo d'Austria, avevano a Gazzo nel 1809 85 campi di risaia. Ma ditemi perché mai questi sono andati a fare una risaia, a comprare una risaia a Gazzo. Era probabilmente un riso che serviva anche alla famiglia, perché non credo proprio che avendo una risaia loro vadano ad acquistare il riso nel mercato. No? Firenze è la capitale d'Italia nel 1861, esposizione italiana agraria, industriale ed artistica. Partecipa nella sezione del riso, partecipano i fratelli Lorenzi. Lorenzi è una famiglia importante per Grumolo, molto importante. I fratelli Lorenzi, fattori di Fedele Lampertico, che aveva acquistato dalle mani il riso che era stato delle monache, e esibiscono appunto in questa esposizione italiana del loro varietà di riso. Vuol dire nulla, però. Ho finito, Mariano. Sono tutti indizi, e qualcuno di questi forse anche curiosità più che indizi, no? Però teniamoci questo coso. Sul piano tecnico abbiamo detto, il riso che veniva coltivato in Australia era variabile geneticamente.
e abbiamo visto cosa è successo solo con l'impurità del riso giapponese, questa è storia vera, che ha creato una nuova... Nessuno ci può vietare di pensare che sia rimasto qualche brandello genetico anche nel riso che è stato coltivato successivamente. Ma questo che sia migliore degli altri lo veniamo a sapere forse fra poco. Ok? Attraverso un processo indiziario siamo arrivati al pranzo. Allora, il tempo ci induce a rinunciare purtroppo alla visita alla chiesetta Favallina, a meno che non sia nei loro desideri. Comunque si può uscire attraverso il parco e accostarsi, c'è il dottor Trevisan che eventualmente è prodigo di informazioni. Io ringrazio l'amico Giulio, siamo stati compagni di scuola, come hanno sentito, per questa sua così relazione molto, molto così appassionata, molto fervida, che ci induce a ritenere che abbiamo affrontato l'argomento soltanto superficialmente. Chissà che lo possiamo in qualche modo approfondire. Avremo piacere, prima di accomiatarci, di dare un piccolo omaggio ai relatori e agli ospiti. L'Accademia Olimpica non dispone di grandi mezzi, ma dispone di certi prodotti editoriali che pensiamo possono essere graditi sia ai relatori che agli ospiti. Ringrazio tutti i partecipanti. Ricordo che il pullman che andrà a Gran Tortino procederà lungo la strada della vecchia Moneghina, quindi si vedrà dal pullman questa Moneghina sulla quale vengono trainati i burchielli di riso. Grazie e buon pomeriggio.